Ok, ci siamo. Contatto stabilito. Stiamo per iniziare un nuovo volo del Barone Rosso. Questa sera avremo ospiti musicisti molto bravi e cantanti anche molto bravi. Stiamo parlando di Paolo Iannacci, strepitoso, degno figlio del padre, di Sagirei, che io dico sempre Sagirei perché si scrive Sagirei, ma è Sagirei, Irene Loche, poi ci sarà un artista molto particolare che fa quadri usando una tecnica incredibile che è Diego Cusano. Prima di iniziare la diretta, mentre ci stabilizziamo, mentre voi condividete la diretta, perché la cosa importante è condividere questo link, per contribuire a diffondere la buona musica e la verità, perché qui c'è verità. Sì, lo so che la televisione oggi è infestata di fake, di litigi, di persone messe apposta l'uno contro l'altra. In questo caso no, in questo caso noi stiamo insieme per 3 ore e in queste 3 ore ci sarà musica, ci saranno racconti, ci saranno emozioni, ci sarà quello che definisco il perfetto esempio della normalità. Difatti la rivista Biboppalula, io la volevo chiamare il perfetto esempio della normalità. Certo, per me è difficile parlare quando c'è uno che si affaccia con la faccia da matto come quella di Paolo Iannacci. Però io continuo a cercare di mantenere la concentrazione. E dicevo che la cosa importante adesso è che io... Senti, stronzetto, vieni qui così... Smetti di rompere i maroni e vieni qua. Cosa vuoi? La voce un po' rotta. Volevo portarti un tè perché hai la voce un po' rotta. È la tua caratteristica. Però. Sì, ma anche tu non sei messo bene a voce. Senti, ti puoi già sedere qui, sai, tanto dopo mandare la sigla, io bevo un po' un tè mentre. Allora, lui è un folletto che è un musicista bravissimo, ma di lui parleremo dopo la sigla. Vi voglio ricordare che esiste redronny.tv, che cosa vuoi? No, dico uno, di solito ne citi almeno 6-7 di che cosa? Di .com, .net, .org. No, per adesso mi occupo di redronny.tv. Scusa. Ok. Ma non era mio il tè? È condiviso. Ah, ok. Allora, bevi la tua parte che dopo io devo bere la mia. Allora, ecco, così, mi piace. C'è chi beve il vino, c'è chi beve il tè. Allora, redronny.tv è una piattaforma dove ti devi abbonare assolutamente. Tutti quelli che si abbonano sono impazziti perché crea dipendenza. Perché? Perché finalmente ci sono i programmi belli. Dai primi Bandiera Gialla, questa settimana arriverà anche Biboppalula. Dell'83, 84, i Roxy Bar degli anni 90, gli Help degli anni 90, tutti i Barone Rossi rimangono lì, i vecchi Barone Rosso, i Roxy Bar degli anni 2010 e poi, insomma, più tutte interviste in esclusiva, anteprime. Domani noi registreremo il primo programma che andrà in esclusiva con un artista molto importante che verrà qui e ascolteremo insieme il suo disco, molto importante, che non è lui, No, questo io, disco qui. Io passo. Cioè io, lui è di passaggio. Io sono qui, di passaggio. Qui lui, Iannacci, lui, c'è tanto cavolo. Allora, che ascolteremo tutto il disco, anzi se un giorno vuoi tornare ci ascoltiamo tutto il tuo disco insieme agli altri dischi. Sì. E su redronny.tv chiaramente sarà anche su Opti Magazine, una piccola parte, perché c'è questa collaborazione con Opti Magazine che oggi è il più importante magazine che c'è online, perché ha 6 milioni di utenti unici mese. E quindi oggi, ad esempio, c'era l'anteprima di questo Barone Rosso di questa sera. Noi siamo in diretta questa sera su homepage di redronny.tv, homepage di roxybar.tv, homepage di Opti Magazine, pagine Facebook di Redronny, Opti Magazine, Periscope, Twitch, incursioni backstage su Instagram. Lui non ha Facebook. 9. Le ho contate. Le ho contate adesso. Ho detto tutte? Sì, sono 9. Sono 9, bene. E poi dopo ci sarà il best del Barone Rosso che viene pubblicato tutti i giovedì, non sono io a montarlo, sono i loops, verrà montato e mostrato sulla home page di Opti Magazine. Fra un po' inizia, a me mi sa che mando già la sigla perché non riesco a parlare, però perché mi sento come se ci fosse qualcosa
capito? È una è questa mano pesante sulla spalla, hai capito? Cioè, ho un déjà vu. Mi ricorda dei momenti alla Rotonda sul Mare dove avevo a che fare con un folle che era suo papà. Allora, partiamo. Sigla, ragazzi. Sigla. One, two, three, four. Electric Ladyland. One, two. Okay, I'll try. Okay. One. Okay, you ready? One, two, three, four. Noi viviamo in quest'epoca, tu lo sai meglio di me per la fatica che hai fatto in tutti questi anni per reggere questa cosa meravigliosa che porti avanti. Noi siamo nel pieno del più grande disastro culturale, cioè dove mai come di questi tempi è stato difficile per l'espressione libera uscire, perché mentre ai tempi della censura chi veniva censurato nascosto in qualche modo da qualche parte usciva fuori, e il fatto di essere stato censurato era una specie di bagaglio da tirare fuori all'improvviso e da far esplodere come una bomba. Oggi c'è la pantomima della libertà, cioè c'è l'illusione che siamo tutti in un periodo culturalmente libero dove le informazioni sono a disposizione di tutti, ma in realtà è l'autocensura ed è la dittatura del mercato che impone i sistemi culturali di ogni paese, e in Italia siamo agli ultimi posti. Meno male che esiste ancora tu, veramente. Veramente. Perché? Ma perché facciamo musica. Beh sì, cioè, sei libero, come dire, la musica è libera e ci vuole una persona libera per sostenerla, perché chi non è libero non può sostenerla, non ce la fa, capite? Per lui è pesante, la prende come una cosa pesante. Invece chi è libero la sente leggera e si sente leggera anche lui. Fai bene, continua così e io ti auguro tutto il bene, perché ci sono tanti ragazzi che magari sono dei grandi talenti e non sono emarginati in un sistema dove interessa solo il basso livello culturale, la banalità, non lo so chi l'ha pensato a sta cosa, però insomma mi raccomando, insomma ti auguro buon viaggio. Sono felice di quando vengo qui e canto e suono dal vivo, perché non ci sono barriere, qui vince la musica per quello che è. In Italia ci sono pochissime trasmissioni che parlano di musica, questa è una delle poche trasmissioni che parlano di musica, ma è assolutamente l'unica trasmissione che parla di musica con la M maiuscola. Che bella la diretta, questo concetto che tu fai le cose in diretta, a me piace molto la diretta perché è vera. È la dimensione della musica, è intima. Sì, infatti è bellissimo. Salotto, vinili, divano, chitarre, ampli, perfetto. Perché non sai, al Barone Rosso non sai mai cosa succede. Anche tu ti ritrovi ad essere diverso da quello che sei sempre. Migliore. Migliori. Ci migliori. Donna come un mazzo di fiori. Quando è sola ti fanno fuori, donna cosa succederà, quando a casa non tornerà. Barone Rosso TV, futuro della TV. E seguite sempre il Barone Rosso. Ragazzi e ragazze, siete qui in compagnia di Re Drone, dalla sua postazione di Bologna. Ladies and gentlemen, if you like rock and roll, this is the right place.
Eccoci qua. Benvenuti al Barone Rosso. Questa sera diciamo subito chi c'è. Chi c'è? Paolo Iannacci. Ciao a tutti. Grazie Red, di avermi diciamo invitato. Subito chi non c'è, poi dopo cominciamo a parlare. Chi è che non c'è? Doveva venire, ma come previsto non c'è. Me l'hai già detto, eh? Hai detto che non sarebbe venuto. Lodola? Sì. A quando l'ho detto? Svariate volte. Che io ti seguo, sembra che io faccia finta di non seguire. Speravo venisse. Sì, ma che ogni volta ti tira il pacco. Ma è bella questa cosa, perché è ancora è il massimo dell'arte, sì, no? Sì, sì, no, il massimo dell'arte, però lui ha mandato... Dall'altra parte, dicono. Dall'altra parte. Non è vero? Eh sì, hanno sempre ragione loro. Sempre ragione donne. È il massimo dell'arte, perché poi quando... è come Godot. Sì, perché noi lo aspettiamo e non arriva mai. Esattamente. Sì, vabbè, però quando un amico dice che viene, dovrebbe venire. Però stavolta ha fatto la voce da raffreddare. Ah... Ha detto, vai che Lodola si inciampa in un osso di formica pur di non venire. Dice, mi sono inciampato, c'era un osso di formica. Però ha mandato un cagnolino. Questa maglietta, eccola qua. Com'è? È bella, è bella. È l'Ariston, vedi, perché lui ha fatto tutta la facciata dell'Ariston. È bella, eh? Sì. Sì. È tua. Poi non è venuto solo, non ha mandato solo questo in sua sostituzione, ma per farsi perdonare è arrivata una nuova opera di Lodola, che è questo Bruce Springsteen che è nel nostro studio adesso. Quindi grazie Marco, gradirei però avere anche la tua presenza, non soltanto la presenza delle tue opere che illuminano e caratterizzano lo studio del Barone Rosso e che fanno in modo che le persone siano circondate da miti come Jimi Hendrix, come David Bowie, come l'altro Jimi Hendrix che è un capolavoro, o come tutti questi. Qui è caduto il codo, così leggo. Allora, ma veniamo a noi. Paolo Iannacci. Allora Paolo, io lo conosco da quando ero un bambino praticamente, perché perché lui io ero stupito, perché è difficile che un genio partorisca un altro genio. Ti ringrazio. No, perché veramente io diciamo persone che hanno portato avanti la carriera del padre in maniera ne conosco bene due. Uno sei tu e uno Andrea Muccioli, che ha portato avanti tutto quello che ha fatto. Lui io ho scoperto, non mi ricordo, lui intanto esce oggi, esce in questo periodo, questo vinile, che c'è anche il disco normale, che si chiama Canterò. È il primo album tuo, questo? Cantato ufficiale, sì, ufficiale cantato. Sì. Con canzoni praticamente tue, sì. Un po' di... Due dediche al papà che volevo proprio fare, che insomma erano due brani minori della fine degli anni 70, gli inizi degli anni 80. Eccolo qua. Aspetta, per esempio, eccolo qua, vedi, erano quei brani, solo tu, poi posso portarli a casa questi dischi? Ma ce li hai? E il problema è che poi questi sono tenuti bene. Il papà gli regalava anche i suoi, no? Perché ciao, è bello, c'è un disco, pronti. Questo ce l'hai, questo? Sì. Ok. Sì, questo ce l'ho. Però tutti rotti. I miei sono tutti. Questi sono, per esempio, vedi un brano che è Allora Concerto, e in questo disco qua, che avrà venduto anche questo 20 copie. 20 copie? Credo di sì. Ma molto tuo padre. Sì. No, no. Infatti, il papà dice: qua non si monetizza un cazzo. Si diceva ogni volta. Fa grande rispetto, ma non si monetizza. Ah, sì? Sì. Beh, lui ha venduto tanto Convengo Anch'io, no? Sì, però anche lì ha venduto, però probabilmente sono delle percentuali. Mi ricordo che con questo disco avevo bisogno, mi è andato un anticipo, mi ricordo, io non lo so perché è roba del 66, 68. Ho detto, però avevo bisogno di soldi, dovevo sposarmi, cioè, non sapeva che sarebbe venuto fuori il pandemonio. Questo è bellissimo l'inizio, questo disco greve con Maurizio Bassi. Questo è l'altro disco dove ho fatto Fotoricordo il mare. No, scusami, qua non c'è, perché si chiama Fotoricordo, ma non c'è il brano Fotoricordo, che sembra strano. Questo è l'inizio di tuo padre. Questo sì, con i due corsari. Con Gaber. Dormi piccino. Questo è... Questo in teatro. Tutti ce li hai. Posso portarli via tutti? No, mi dici... Quali? O Vive o Ride? Ecco, questi li ho rimasterizzati invece. Li ho rimasterizzati io. Ma l'originale non ce l'hai per questo? Certo che ce l'ho. Allora ci continuiamo. Sì, ma rotti, ma ce l'ho tutti rotti. Questo, sì, ce li ho. Questo è l'altro, perché era quelli con Ultima Spiaggia, con Nanni Ricordi, che aveva detto, Enzo, non c'è budget. Già allora,
75. E tu vendi a milioni di dischi. Guarda, non ci va. Se vuoi, possiamo fare un contratto dove dopo 10 anni ti ritornano i master, no? Ti ritornano le tue, di tua proprietà. Poi sono, erano passati di più, mi ricordo. Sono ritornati, li ho rimasterizzati e devo dire che sono veramente. Questo è un altro bellissimo disco, 6 minuti all'alba con la Jolly, è uno dei primi 3 singoli. Ce li ho, ma sono rotti. Al mio caro amico vigliacco Red, il cialtrone Iannacci, Red Ronnie, con affetto. E qui ci sei tu, in fotografia. Qua siamo partiti, sì. Qui mi ricordo che è stata un'esperienza che il papà voleva avere con Celso Valli, che è uno, ricordiamolo, è uno dei più grandi produttori, arrangiatori, insieme a Fio Zanotti, Maurizio Bassi, i nostri italiani che fanno grande la, la nostra musica italiana, no? E allora voleva provare il suono di Celso, e lui ha fatto tutto l'arrangiamento, e io avevo fatto già nella cameretta, c'avevo i libri, la tastiera che veniva fuori da sotto la scrivania, 2 casse sbagliate, perché erano sbagliate, proprio erano enormi, sentiva malissimo, e avevamo fatto i provini più delle cose, con un registratore 8 piste a nastro. Cioè, tu, come i provini? Cioè tu registravi tuo padre? Certo. Un minimo. Quindi tu mettiamo delle idee o già i brani. Tu già suonavi? Sì. Io ho iniziato. A giocare jouer, play, con la musica a 4 anni. Blim blim blim, come fanno tanti bimbi, no? Blim blim blim. Solo che papà aveva paura di questo blim blim blim, perché ha detto: sai che i bambini sono l'unica arma contundente che può rompere un pianoforte. Cioè, se tu scaraventi una mazza su un piano con violenza, su un piano non succede niente, praticamente niente. Se lasci un bambino di 5 da solo, il piano si rompe. È matematico, proprio scientifico. Lui aveva paura che tu gli rompessi. Sì, allora poi dà fastidio che allora, mi raccomando, dolcemente. Io ho capito già che Mi faceva suonare le sue cose, però se l'avessi fatto in maniera dolce. Allora cominciavo lì a accompagnarlo. Poi sono andato avanti, mi sono appassionato, e a 17 anni lo seguivo sempre in sala di registrazione. Ho imparato tantissimo seguendolo in tutte le sale di registrazione di Milano. Un giorno mi porto in una sala, c'era Mina. E fa: vieni qui, mi ha abbracciato Mina. Io non sapevo che fosse Mina, però poi l'ho capito dopo. E allora è stato bellissimo, perché io da lì mi sono appassionato a tutti i famosi marchingegni che il papà non voleva neanche sapere che esistessero. E io invece lì mi sono appassionato più alla produzione, no? A come muovere, a come tirare i fili delle marionette. E da lì sono andato avanti a fare sempre delle cose migliori. Il primo ingaggio me l'ha dato Giorgio Gaber. Mi ha fatto fare un arrangiamento per L'Ombretta Colli, su un brano si chiamava, credo, Le Donne Sole, se non sbaglio. Noi siamo le donne sole, taradadana. Carino. E io ho fatto un minestrone, sai. E il papà mi salvò, lui, con 2 note di flauto. Mi ricordo, gli ho messo 2 note di flauto, bli, blo, blo, ha fatto una discesa e mi ha salvato la vita. E Giorgio mi fece così, il primo ingaggio vero me lo fece lui per questo brano. Fino all'86, credo 87, 86, avevo 17 anni, ho detto: io voglio lavorare con la musica, voglio vivere con la musica, lo faccio. Tra il dire e il fare sei in mezzo, ma però, quindi qua cos'è? 80, 90 sarà, sì. Sarà 90, una cosa del genere. E già facevo, sai, però i dischi quando vengono timbrati tu li fai un anno, 2 anni prima, no? Capisci? Tra, certo, la composizione, la creazione, poi butti via una tutti. Volta. Beh, io ci ho messo 6 anni a fare il disco.
dopo mi spiegherai perché. Questo invece è... questo è 75, questo è epoca, questo è bellissimo perché è quelli che e fa parte di quei quattro che ho rimasterizzato. Questo è 68, anche questo, questo c'erano due pezzi che non erano stati depositati neanche. Sì, perché probabilmente ci sono tutti i come si chiamano i 45 andavano bene, allora facciamo un long playing, no? E mancavano dei brani, il papà probabilmente li ha scritti, li ha fatti, li ha messi dentro, e solo che non li aveva depositati, aveva fatto un, li ho depositati due anni fa con l'artista, nel 2013, ce ne siamo accorti dopo. Poi la mia gente è bellissimo anche questo, sì. La mia gente è il piantatore di pellame, non mi ricordo più niente, però è bello questo. Però è impressionante come tu assomigli a tuo padre. Sì, e io sono anche foto, contento in questa foto, però posso dirti che sono contento. Cioè, se uno mi diceva hanno pubblicato un disco di inediti di Enzo Iannucci la tolgo la pellicola, mi dà fastidio come sui divani. Posso toglierla? Ah no, scusa! Perché, no. Allora, sui divani... No, perfetto, sì. No, perché... Ma questo protegge la copertina. Sì, ma dentro... Io l'ho fatto, non l'ho fatto singolo, Cioè, è costato... A Tony Verone è costato più soldi questo disco che non... scusa, c'è roba! Sì. E poi dentro ci sono anche i testi con le altre foto. E questo è avere un vinile. Comunque, stavo dicendo... Cioè, se faccio un vinile, facciamo un vinile, no? Dopo se... non ascoltiamo un pezzo. No, volevo dirti, Paolo, che se uno mi dice, mi avesse detto, hanno recuperato, sai che quando un artista vola nell'altra dimensione, vai sempre a rovistare per fare... Tu non l'hai fatto? No. Perché non hai dei brani inediti di tuo padre? Sicuramente sì, no? Ma qualche cosa, però non... Se uno mi avesse ci detto... voleva... Cioè, i brani deve farli lui. Esatto. Ci vuole quella genialità. Finché non sono finiti, i brani non sono finiti. Cioè, io non è che posso andare a prendere le cassettine che sì, ho. Sì, però, dicevo, se uno mi avesse detto è un disco di inediti di Enzo Iannucci con questa foto, bam. Io dicevo sì, è Enzo, questo è Enzo Iannucci. Sì, ma perché io ce l'ho dentro e allora... Cioè, di sicuro qui non è stata una corna, è proprio figlio. Io ce l'ho dentro e quindi anche tutte certe movenze che mi vengono in automatico, no? Sì, ma dopo vedremo anche un video dove loro due cantano una canzone insieme da me a Yesterday e proprio tu eri una spalla perfetta. Tu, secondo me, sei entrato nel jazz perché con lui hai imparato cos'è l'improvvisazione. Eh beh, certo. Poi... perché io sono contento che tu mi abbia dato il genio come il papà, però ovviamente io molto meno, ma mi faceva talmente piacere seguirlo. Cioè io sapevo che quella era la strada giusta, no? Sì. La strada giusta che mi faceva stare in pace con l'arte, stare in pace con chi mi ascoltava, con chi mi ascolta, scusami. E quindi io per me quel modo di sorridere dei guai, come dice il buon Vasco, è il modo giusto. Per quanto riguarda me, il mio modo di vedere le cose, le avversità, il... Senti, prima che tu vada su a parlare, cioè a cantare. Vado a cantare. A parlare. Anche, volevo a parlare. Dire, a parlare. No, io alcuni di questi dischi li ho doppi, scegliene uno. Sì, vabbè, ma Red, sì, fantastico. Ti regalo un disco. Madonna. Di tuo padre. Quale vuoi? Potrei... questa, cioè, devo scegliere quello... Devo scegliere quello più rovinato. No, non è quello. No, questo, il mio più rovinato, ah. Perché tutti spappolati, perché poi il papà li ascoltava. Ti faccio sentire un pezzo, puntino, pan, crash, io mi ricordo tanto che ero a letto. Le mostriamo le copertine, tanto cooperative. Torno. Quando sei a casa, guardi quello più rovinato e ti prendi uno di questi. Va bene. Queste sono le copertine per te, per me. Forse questo. Anche se forse, ma anzi, forse Disco Greve, che così impiallicciato così merita. Ok, grazie, mamma mia, grazie. No, nessuno ti regala un disco così, nessuno, solo Red.
Vabbè, io ti regalerò qualche anche altra cosa. Paradossalmente, visto che hanno venduto poche copie, sì, questo, ma valgono molto di questo più. Questo si era arrabbiato il papà, fa, Iannacci, poi lui se le tirava un po' addosso anche, perché insomma, papà era poi tu l'hai conosciuto, era genio, ma nel bene e nel male. Quando era nel male, cioè eravamo tutti in paradiso quando era in buona, ma quando era in cattiva. Quindi anche quando magari non stava bene e doveva fare promozione, andava conciato, cioè, sapeva che magari era una cosa che faceva controvoglia, sapeva di avere la gente che gli remava contro, e quindi tu vai a raccontare una cosa prevenuto. Cioè, non puoi per tre persone che ti danno fastidio, cioè il resto delle 97 milioni di persone non lo sanno, però il papà era così ed era il bello del papà era questo, capisci? Era questo suo modo di essere impulsivo, puro istinto, no? Lui andava, era bianco o nero e quindi così, quindi a volte in questa occasione qua aveva fatto un disco un po' di protesta, poi era un periodo che non stava bene, aveva tutte confusioni in testa, no? E sì, infatti, scusa, un milanese come lui, simbolo della canzone Milana, che fa Ho soldato innamorato. Perché a lui le canzoni piacevano tutte, è come quando mi dicono perché vai a suonare con J-Ax, è perché mi piace. Perché stimo Alessandro, perché è una bella persona, è un grande regista, è un grande artista e mi diverto. Cioè, non è che ci sia molto... Poi, se uno deve fare i calcoli, uno fa il cantante milanese e fa la mia bella Madunina, ma non è così. A noi ascoltavamo anche gli SDC, non è che ascoltavamo solo la musica italiana. Ecco. E quindi... ma c'erano dei pezzi, il maiale, una volta andava a fare in televisione a fare il maiale, capisci che non è che cioè, c'erano i conduttori che lo guardavano così, fa, chiudi, via, no. Sto provando a chiamare Ax, ma non risponde. Ma figurati, Pensioni non risponde. Ax è strano perché di solito risponde. Pensioni Italia, ma no, chiami stasera, a quest'ora? Sì. C'è il bambino. Ah. Pensa a questi rapper, hai capito? Anzi, parliamo sottovoce, se per caso se dovesse guardarci, sì. Cioè, magari diamo fastidio. Sì, okay. Diamo fastidio. Ciao, scusa, sto mettendo giù il bambino a dormire. Ci sentiamo domani. Ma lo sapevo. Allora, sono con... Scusa, ma è normale, è la verità. Vedi che li voglio bene. Ti voglio bene. E volevamo salutarti. Paolo. Se vuoi, chiama dopo. No, ma non sto scherzando, guarda, cioè, parla proprio del bambino, vedi? Certo. Vedi? E allora, insomma, in questo periodo qua, però questo è uno dei più bei dischi del papà, perché c'ha una, ecco, io questa energia qua, sì. Io... L'hai fatta tua? L'ho fatta mia. Sì. È quella che ho messo in questi scatti, in questo scatto qua, poi più... È vero, c'è una certa somiglianza. No, lì no, perché lì è tutto. Però se io ti prendo. No, però io se ti prendo. Guarda. Cioè, scusa. Vabbè, era più giovane. Che era più giovane lui, però guarda. Eh sì. E vabbè, oh, ragazzi. Una certa somiglianza, siete uguali. Tra l'altro, ho perso anche gli occhiali che giusti. Non c'hai neanche. Non vedi niente? No, ho perso gli occhiali quelli che mi piacciono, quelli, perché questi qua sono più belli, sono neri, ma li ho ritrovati. Okay. Cioè, senti, li ho ritrovati, devo rimontare. Allora, siccome tu adesso vai al piano, vado al piano. E io direi di iniziare proprio con Canterò. Ah, ok. Però io vorrei introdurre Canterò, sì, con l'inizio del video dove tu reciti. Sì. Anche perché voi vedrete che lui cade,
in questa scena che fa recitata, sì, e mi ha detto che gliel'hanno fatta ripetere tante volte. No, tre volte, la terza ho detto basta, cioè non è che posso spaccarmi. Infatti sono arrivato a casa la sera e ho tutto il ginocchio gonfio, perché la prima la fai bene, la seconda la fai bene, la terza la fai benino, la quarta che è perfetta, ho capito, mi sono spaccato il ginocchio, però è perfetta, però infatti... Dove praticamente entrano dentro abusivamente in un luogo dove si mette il piano per cantare Canterò, solo che questa volta non è abusivo. Paolo è qui al Barone Rosso e adesso va a cantare. Vado? Sì, vai sul piano e partiamo con Canterò. Dopo ci pensiamo, dopo i dischi, non ti preoccupare. Ok, vai. Allora, questo è il video di... Ma perché? Perché? Li ho persi. Li hai persi per strada, arrivando. No, li ho persi al gioco. Al gioco? Sì. Hai giocato le scarpe? Persi ai dadi? Certo. Ridi. No, lo volevo anche sapere una volta. Sì. Facevo una volta, si faceva anche adesso. Sì. Senti, piuttosto, il posto è quello, sei dovrebbe. Sicuro? Dovrebbe un cavolo, o è quello, sì, o no, ma perché... detto entri la prima porta a vetri sulla destra, dovrebbe essere quello, però guarda che se ci beccano è un problema. Ecco, cioè tu non hai le attitudini psicofisiche per fare il ladro, lo so, tu invece sei anche attrezzato per fare il ladro. Certo, il mille usi, e allora siamo a posto. Sappiamo usarlo? Vuoi vedere? Vediamo, ti faccio vedere. Sì, vai. Guarda che vado. Vai. Canterò. Futuro indicativo. Ma indicare cosa? Cosa non si sa, forse il mare in fondo a un'autostrada, forse un locale in fondo a una città. Canterò magari una canzone di quelle che cantava anche mio padre, lingua madre, la lingua delle strade, quel bianco e nero che non si vede più. E canterò e suonerò, sì, ma attenzione a non strappare, ma cantare e poi suonare, poi cantare. Canterò. Che come lavorare, come avvitare e come lucidare, come timbrare e come consegnare, pezzo su pezzo e la bolla da firmare. E canterò per un bimbo che mi guarda, canterò per chi monta di guardia e canterò per chi neanche mi sente e canterò per chi chiude le tende e canterò e griderò sì, ma attenzione a non stonare, poi cantare, poi suonare, poi sbagliare e poi canterò
festa. Canterò per la vita che mi resta. Canterò per mia moglie che mi aggiusta. E canterò per chi fa la coda in posta. E canterò e griderò, ma attenzione a non stonare. Ma cantare, sì cantare, poi cantare. Canterò. Futuro indicativo ad indicare quello che so fare. Serve a partire, serve ad arrivare. Serve a cantare, sì, serve a cantare. Stai lì, stai lì che ti raggiungo. Scusate, ovviamente ho perso la voce. Ma che perso la voce? Non l'hai persa la voce, ce l'hai. Ce l'ho la voce! Poi mi hai detto che hai scoperto che con questi nuovo album sono tutte canzoni. Ma sì, perché arrivavo in studio e tutto pieno di energia. Ok, allora vai! Tutto bombato, facevo tutti questi brani comunque ad una tonalità, ma non è che fosse alta, però diciamo magari difficili, no? da mantenere. E poi sono andato a fare le prove per i concerti che spero di fare, e con i ragazzi, e tutti lì, tutti impiccati. Ho fatto prima, ok, vabbè, adesso c'è la seconda che sarà... tutte altissime. Ho detto, non ce la farò mai, lo faccio lo stesso. Allora, adesso allora ti puoi riposare, a parte che c'hai dei complimenti incredibili. C'è una che diceva, quando il genio del padre evolve all'ennesima potenza, dove che era? Bellissimo. Quando il genio del papà viene amplificato all'ennesima potenza. Bravo Paolo. Marco Perugini. Grazie Marco. Viaggi, complimenti, sì. Che pianista strepitoso. In effetti tu all'inizio ti sei fatto notare come arrangiatore e come pianista. Tu facevi jazz, no? Ma sì, più o meno. Che pezzi facevi di jazz? A me piace questo. Thank you.
poi va avanti. No, scusa. No, poi è inutile che ti legga i messaggi, sono strepitosi. Okay. Questa versione di Over the Rainbow, c'è cioè chi dice Renato Enzo, Enzo Iannacci degli anni 2000, stile estro in questo arrangiamento, un vero mostro di bravura, suona il piano maledettamente bene. Bello è che quando tu metti un dito su una nota, sai già la nota che viene fuori. Sì, anche se c'è la maggior parte delle volte sì, ma c'è il gusto anche dell'incognito, sì. Che credo che ce l'abbiano tanti, quasi tutti, cioè che tu provi sempre un azzardo a creare delle dissonanze che poi vanno a generare tutta la funzione armonica del brano. Morgan è bravissimo in questo. Morgan lavora tantissimo su questo. Meno una volta, mi ricordo, poi non so, ma ancora adesso credo. C'è una persona che ti chiede dov'è, perché qui i messaggi stanno correndo, aspetta. Ah, ecco, Alessandro Tarducci Isidori chiede: "Signor Paolo Iannacci, bello, già, signore, dice, sì, ormai abbiamo una certa età, eh?" Volevo chiederle qual è la cosa più importante che suo padre le ha insegnato per quanto riguarda la vita. Lui si chiama? Alessandro. Intanto Alessandro, grazie per l'educazione, perché è una cosa che... Su internet, tu che ne sei un conoscitore, poi mi chiedi perché non ho Facebook. Io ho Instagram, perché Facebook mi dà l'impressione del grido, della parolaccia, della confusione. Instagram c'è più il gioco bello dell'incontro. Però mi sono dimenticato la domanda. Qual è la cosa più importante che tuo padre ti ha insegnato della vita? Beh, avere rispetto di se stessi e degli altri in concomitanza. Se riesci ad avere questo binomio felice, allora riesci a bilanciarti e bilanciare i tuoi egoismi, le tue difficoltà, le tue, noi diciamo, le paturnie, no? Questo a volte quando hai pensieri negativi, quando sei abbattuto, sei teso, c'hai le paturnie. Allora riesci a bilanciare tutto questo. È difficilissimo, perché siamo degli animali egoisti, siamo degli animali che vogliono primeggiare sugli altri, sempre e comunque, anche se ci fingiamo buoni, carini, disponibili, altruisti. Non è vero, però è giusto anche, secondo me, capire quali sono i limiti e rispettarli. Bello questo. Igli Chichi scrive: mitico, ma quello che è grave è il fatto che io non l'ho mai conosciuto. Grazie Red, te lo presento. Si chiama Paolo Iannacci. Grazie, gli Chichi. Ascolta, visto che abbiamo tanto parlato di tuo padre, fai un pezzo di tuo padre. Sì. Quale? Non so. Se mi reggi un po' il gioco, faccio l'Armando. Ti reggo il gioco. Allora, io spiego che lui, questa è come la coperta di Linus, non è che lui non sappia l'Armando. Cos'è questo? È un disegno di mia figlia. E aveva scritto anche un messaggio che in un'altra scaletta, dove dice... Non sbagliare, attento agli errori, una cosa del genere, non fare note sbagliate, non fare note, perché era molto poetica. A un certo punto guarda su e dice: "La luna vola, papà." Cazzo, la luna vola. Ti si è riempito il cuore. È vero, è un'altra folle della famiglia Iannacci, la dinastia continua. Beh, poi vai a vedere, lei era talmente brava a 2 anni, era puro istinto, no? Che piace l'arte, a me pure. Sono appassionato, essendo pure estinto, e sai che i bambini non hanno canoni stilistici a quell'età.
ha fatto una cosa talmente bella che ho fatto la copertina del disco. Adesso poi, cioè, 2 anni, insomma, avanti retro, il cuore nella, cos'è? Il cuore nelle tenebre, ha fatto una specie di cuore in mezzo a degli sbaffi neri, una bomba, e dietro sembrava un Kandinsky, fa, no, questo è il parco giochi. Allora, l'Armando, sì. No, dicevo che lui come coperta di Linus, aspetta, come coperta di Linus tiene i testi di tutte le canzoni e anche le note. Appunto. In realtà, come suo padre, lui non beccherà il testo, cioè loro lo improvvisano, tuo padre sbagliava tutti i testi, sì. Cambiava, non sbagliava. Sì, ma lui poi si fidava e aveva questa grande memoria, lui aveva tutto proprio per avere il massimo interplay con la telecamera, con te, col pubblico. Il problema è che bastava un minimo di deconcentrazione, deconcentramento è brutto. Sì, il campo di deconcentramento non va bene. E andava tutto insieme, no? Poi lì era ancora più bello, però diciamo che da un punto di vista dell'ensemble musicale lirico, quello ci destava un po' di preoccupazioni. L'Armando. Bene. Anzi, aspetta. Yatta tira tira tira, yatta tira tira. Faccio anche... No. Vabbè. Era quasi verso sera. S'ero dietro. Stavo andando. Che si è aperta la portiera. E è caduto giù l'Armando. E commissario Salarmando era proprio mio gemello. Però io ci volevo bene come fosse mio fratello. Stessa strada, stessa osteria, stessa donna, una sola, la mia. Ma che delitto di gelosia. Io c'ho l'alibi. Sì, però l'accordo d'alibi ci sarebbe. Io c'ho l'alibi, eccolo qua. Troppo alto. Io c'ho l'alibi. Eccolo qua. A quell'ora sono quasi sempre via. Però scusate, Red. Però no, stai anche nell'ombra. Muoviti col favore delle tenebre. Tipo pubblico. Ma uno che con i fari della Gestapo, no? Sì. Ti dice, cioè, così, no? All'interrogatorio. E ti dice, beh, allora sono quasi sempre via. Cioè, mi sembra un alibi un po' leggerino, capisci? Sì. E non si capisce così. Comunque, era quasi verso sera, sera dietro stavo andando, che si è aperta la portiera, è caduto giù l'Armando. E commissario Salarmando mi picchiava qui col martello, mi picchiava qui sugli occhi per sembrare lui più bello, per far ridere gli amici mi buttava giù dal ponte, ma per non bagnarmi tutto mi buttava dove è asciutto. Ma che dice che l'han trovato senza scarpe, denudato, già sbarbato? No, ma che dice che gli han trovato un coltello con la lama di 6 dita nel costato? Ma va, commissario, sto coltello non lo nego, è roba mia, ma c'ho l'alibi a quell'ora. Sono quasi sempre via. Era quasi verso sera. Sera dietro. Bel tritono. Stavo andando. Che si è aperta
più su, ancora più su, ce l'ho. Grazie. La portiera, ho buttato giù. No. È caduto. È caduto. L'Armando è caduto. Ah, pardon! È caduto giù l'Armando. Grazie. Che bello, che bravo. Difatti dice istrionico come il padre, e dice bravissimo, i pezzi di Iannacci li può fare solo Iannacci. Questo è Luisa Pixi, perché in effetti grazie Luisa, perché in realtà li può fare chiunque. Ma in realtà io sono felice che tutti gli appassionati, i ragazzi meno giovani che si avvicinano al papà, no? E che provano a fare i brani. Però noi avevamo un linguaggio, una codifica, no? Un linguaggio nascosto, segreto, per cui certi accenti, certe metriche si possono fare solo se si sono vissute. Certo, e tu l'hai vissuto con lui accanto sul palco, dopo vedremo anche un pezzo di questi. Però prima di tornare al tuo disco, tu hai detto che volevi fare un pezzo di Paolo Conte, perché? In momenti difficili, che poi non sono difficili, momenti di confusione artistica, no? Dove abbiamo tanto a disposizione, tante caramelle a disposizione, però... Quella buona, magari fai la scatola di cioccolatini, no? Fai fatica a trovare il cioccolatino che ti piace, quello buono che piace a tutti. Paolo è il cioccolatino buono, e io penso che sia l'argonauta della musica italiana, e anche questo splendido artista che riesce a tradurre in parole un'immagine che ha. E quindi io mi sono riappassionato dopo un po' che per pigrizia, perché il papà era un grande appassionato, un grande amico di Paolo, si chiamavano, adesso è una leggenda però secondo me è vero, praticamente si chiamavano, diceva: pronto, c'è il poeta? Sono il genio. E allora, però, insomma, a lui aveva bisogno di Paolo Conte, perché aveva un bisogno di confrontare e di confrontarsi e di capire se aveva fatto giusto. Faceva spesso delle canzoni sue, anche le metteva negli album, perché aveva bisogno di confrontarsi con un momento artistico che secondo me Paolo aveva e sentiva magari in maniera più alta. E Paolo credo viceversa, perché lui lo stimava, credo, cioè lo so perché me l'ha detto, lo stima tantissimo, e pensa che sia uno dei pilastri della musica italiana, no? Per quanto lo riguarda. Allora questa stima, questa joie de vivre, io l'ho ripresa dopo un periodo che non ascoltavo, perché facciamo tutti in fretta a dimenticarci della bellezza che abbiamo intorno a noi. E mi sono riappropriato di un po' di brani. Poi adesso durante il concerto ne faccio 4-5, praticamente faccio un concerto di Paolo Conte, no? e allora ma mi piace. Io penso che quando tu faccia quando tu fai dei brani che ti piacciono, che comunque godi nel farlo, provi piacere, allora questo piacere viene trasmesso a chi ti ascolta. E i pezzi di Paolo sono così, sono belli. Cosa hai scelto? Per voi Parigi. Ovviamente per lui.
dedicata. Lo so, che questo non è cipria e sorriso, e sì, che non è luce, è solo un attimo di gloria, e riguarda me, che sono qui davanti a te, sotto la pioggia, mentre tutto intorno è solamente pioggia, 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 e fra chissà cosa possiamo dirci in fondo a questa luce, quali parole, luce di pioggia e luce di conquista. Lasciamo fare a questo albergo ormai così vicino, così accogliente, dove va a morir d'amore la gente. Io e te, chissà, qualcuno ci avrà pure presentati, e abbiamo usato un taxi, più, più un telefono, più una piazza. Io e te, scaraventati dall'amore in una stanza, mentre tutto intorno è solamente pioggia, 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 e fra da 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 da. Bravissimo. Grazie. Bravissimo, bravissimo. Vieni, sì, vieni un attimo qui perché voglio farti vedere un pezzettino. Perché poi alla fine praticamente, aspetta, ah beh, perché qui facciamo vedere intanto, intanto dove c'è. Ma certo. Siete bravi. Guarda, siamo in diretta su redroni.tv, eccola qui, poi arriva, siamo in diretta su Facebook, su YouTube, su Optimagazine. No, no, leggerai, sono tutti entusiasti. È su Optimagazine. Io rispetto... cancellato niente. Insomma, eccolo qua. Okay. Allora, stavo dicendo che gli insulti, non ci sono. Ma stavo dicendo che io rispetto anche le opinioni contrarie, infatti io non ho mai cancellato niente. Allora ho deciso, visto questa cosa, che su redroni.tv ci sarà la puntata di Yesterday che facciamo insieme a te e tuo papà. Ok.
e lo metteremo in questa settimana. Però la cosa più bella è che ci sarà la puntata che è andata in onda allora su Rete 4, allora era praticamente, ieri andava in onda, mi ricordo più che in che giorno, era il primo maggio del 2002. Ok. Però ci sarà anche il finale, perché il finale di quella puntata è anche un inedito. Il finale, nel finale, che visto che avevo tuo padre lì e c'eri tu, dico cavolo. E allora nel finale gli ho fatto fare, ho visto un re e vengo anch'io. Ma la cosa bella, perché gli ho fatto fare? Perché nella puntata non è stato possibile. C'era anche un medley che fortunatamente abbiamo ripreso durante le prove, che dovevamo fare, tutto preparato con te, che dai Armando, Messico Nuvolo, Merenda, tutte queste lui, fantastico, che non abbiamo fatto perché la diretta, in diretta, eravamo in diretta, il brano Cesare, che doveva durare 3-4 minuti, è durato 12 minuti e 24. Troppo, non vediamolo. No, però un pezzettino lo vediamo. Un pezzettino lo vediamo, è inutile che metta le gag. Fra l'altro lui aveva voluto che io, perché allora con Enzo Iannacci c'è un rapporto così, peccato che La Rotonda sul Mare, quando dico che La Rotonda sul Mare, che voi tutti avete amato, un programma avete amato, a me non è piaciuta, è perché io so com'era e invece come l'hanno rovinata nel montaggio, tagliando tutte le cose più belle. Io e tuo padre, ad esempio, facevamo sempre delle gag perché lui mi trattava malissimo. E le poche cose che sono andate in onda, la gente diceva: ma come mai Enzo però ti tratta male? Io andavo, sì, vabbè, bestia, come antipatico. Io andavo da Enzo, di guarda Enzo, che ci credono. Bene, bene, meglio così, giusto, bene. E quindi ci divertivamo davanti a queste cose qui. Qui anche lui ha fatto delle gag che vedrete poi su redrone.it. Cosa stai facendo? Sei andato a prendere da bere. E allora adesso vi faccio vedere. Che Fognato ha detto l'inizio... assolutamente non fare. Che non riesco. Allora sentiamo un po' se c'è già. Sentiamo, Bene, cosa? Male. Stai zitto, non dire niente. Che altrimenti non... Decido io se è bene o male. Stavo parlando di Cesare. Scusa. Un partigiano alto, bello, grande, forte. Con la fisarmonica, no, senza fisarmonica, non ti interessa perché ce l'ho io, mai suonato la fisarmonica, provo. Sì. Bello, forte, con le spalle enormi, un po' stremenzito per via degli stenti che ho dovuto superare stando in montagna. Con gli occhi celesti e turchini anche, celesti, uno celeste e amaranto. Cosa vedi? No, uno diverso da l'altro. Capelli pettinati dal vento. Biondi e anche un po' bruni. Con le mesh. Con le mesh. Partigiano con le mesh? No, niente. Ma si è andato a fumare. Ma no, è un problema di carattere genetico. Forse anche i partigiani c'erano la genetica. Certo. Cioè, non è che il codice genetico sia un'invenzione del, il nome dell'ultimo film di Spielberg. Il codice genetico è una sua ragione di essere. Sì. Il partigiano aveva i capelli metà biondi, cioè non erano mesh. Sì, va bene, andiamo avanti. L'ultimo giorno dopo la fine della guerra, dopo il tragico silenzio che ne seguì, decise di scendere dalla montagna. Bene. No, ma niente, male. Ecco. Era finita la guerra, tutti si divertivano, cercavano di divertirsi come potevano dopo anni di stenti, di persecuzioni, di disastri, insomma, molti di voi, tutti giovani, però ve lo racconto io perché sono molto opinabile, cioè, come da copertina del disco c'ero io e mio padre e ballavano anche tra uomini, tra donne, c'era un gran divertimento perché finalmente erano contenti, potevano mangiare, facevano delle diete di pane, un giorno pane, lunedì pane, un giorno no, mercoledì pane, giovedì no, diete di pane, insomma, perché c'era solo pane bianco, perché gli americani avevano scelto pane bianco. E allora, come però videro, un momento prima, cantavano, ballavano su questo ritmo che era. Boogie-woogie. Come videro arrivare questo colosso enorme con
con i capelli pettinati dal vento, con le spalle enormi, con il maglione, eccetera, si fermarono tutti, guardarono, chi è questo qui? Chi è questo qui? Cesare, chi è questo qui? Chi è? Era Cesare. E non si immaginava che si sarebbero zittiti in quel modo lì. E lo guardarono, si guardarono. Lui non riuscì più a proferire parola. Ma allora cosa succede? Visto che era un disastro, decise di sciogliere il ghiaccio dicendo, guardò la gente e disse, vabbè, allora cantiamo. Cantiamo? Cantiamo? Come cantiamo? Cosa cantiamo? Cantiamo Bandiera Rossa. Perché venga a me Bandiera Rossa. Beh, dai. Dai. Bandiera Rossa. Vabbè che oggi però. Bandiera Rossa. Lei stia al suo posto. Sì. Bandiera rossa. Quale? Rosso, messo sulla giacca, non è mica un vezzo. Io per il Milan le tento tutte. Male però. Cesare. Bandiera Rossa. Sì. Ma Cesare. Cesare. Non è che sei un pochino comunista? Me? No. A me sono io sono comunista. Però Bandiera Rossa ha lei un gran bel valse. Cesare, son Cesarino, andiamo per i monti da partigiano, quando venne l'assalto con l'arma in mano, per togliere la mia patria della triste schiavitù. Cesare! Sei coraggioso. Grazie. Ragazza che mi ha tradito, era una rondinella di primavera, quando venne l'assalto con basta! Buono! Basta! Può durare in eterno. Ma no, perché mi sono lasciato perdere un attimo delle quietudini, perché... No, io stavi già pensando. No, eravamo in ritardo di brutto, cioè poi dopo vedrete la versione integrale con anche i pezzi che non ci siamo riusciti a fare in puntata, che sono stati fatti dopo. C'era il pubblico allibito. Sì, perché erano dei ragazzi, erano lì, poi c'erano i timoria. Timoria, pim, pam, sì. Arriva uno con la fisarmonichina. Però aveva il suo perché. Ma no, ma questi sono i momenti che poi, come stai facendo tu adesso, ti rimangono nel cuore, no? Ti rimane questa scintilla, no, di vita, che uno dice, ma chi se ne frega del tempo, no? Certo. Infatti la cosa che stai facendo tu, cioè non si può fare una trasmissione... Cioè, già saremmo sforati, tipo già taglia, finito pubblicità. Invece con te si riesce a fare un discorso che va a parlare dell'arte, no? Va a cercare, perché prima sentivo nella sigla, nella presentazione, bellissime parole, ma secondo me il concetto di libertà è sbagliato, perché nessuno è libero, noi non siamo liberi. Ma tu non sei libero, io non sono libero, ma tu, quello che hai fatto in tutta la tua carriera è riuscire a vedere la scintilla artistica e prenderla e farla vedere agli altri, no? Nella sua interezza. E questa è una cosa che ti ha sempre fatto figurare anche nel confronto di altri artisti, anche da parte mia, no? Che cerco di essere un artista anch'io, il merito di poter chiacchierare, di poter parlare, di poter avere una discussione alta, perché quando si parla di arte si cerca di fare la differenza e di alzare il livello culturale,
Il concetto di arte è solo questo. Sì, io sono solo un tramite. Tu sei un tramite, ma quello è quello che ti ho detto. Quella scintilla, quell'arte, lasciare allo stato brado, cioè non imbrigliarla, lasciare che vada dove vuole andare. Sì, ma c'è modo e maniera, come sì, dicevo. Sì, però siccome i complimenti... Non è un complimento. Sì, però va bene, ti ringrazio, sei un grande. No, sono un grande, carissimo. Lo so carissimo. Che stai dicendo perché ti ho regalato questo disco. Lasciami quindi... il mio disco. Però, e visto che ti lascio allo stato brado, secondo me... Tu dovrai finire con un pezzo tuo, disco. Però adesso tu che pezzo puoi fare? Cioè, io. E Paolo Iannacci, che pezzo vuoi fare? Cioè, vuoi fare un pezzo, un altro pezzo tuo? No, perché hai fatto già del jazz. Di questo disco poi ascoltiamo al limite un pezzo con J-Ax che non ha risposto, perché è ancora là che mi hai detto. Beh, mi hai detto bambino, non c'ha voglia di parlare a quest'ora. Certo, poi tu. Lui alle 6:30 chiude. Tu avevi detto che quando farai il concerto al vivo? Il concerto al vivo? Ce n'è uno il 4 novembre a Milano. 4 novembre, e dopo? Non mi ricordo, a Roma. A Roma. Non mi ricordo quando, un mese dopo. Bene. Dieci giorni dopo, allora, non mi ricordo. Se tu vuoi tornare con un tuo combo. Sì, combo. Combo vuol dire, perché vedi, con quello che è il jazz. Combo, c'è il mio quartetto. Esatto. E io ho solo il quartetto. Bene. Andiamo avanti da 20 anni con quello. E allora tornerai col tuo quartetto, però adesso tu devi fare minimo un pezzo altrui, poi finire con un pezzo tuo. Pezzo altrui può essere di tuo papà. Perché tu mi hai detto un altro pezzo, un pezzo minore. No, pezzo minore lì non lo faccio perché è troppo bello quello sul disco, l'ho ascoltato sul disco. Non tuo. Non mio. Ma insomma, vado a vedere. Vai a vedere che cosa? Va a vedere nel libro. C'è il repertorio. Quindi lui, adesso Paolo sfoglia il repertorio e guarda. Fra l'altro vi ringrazio per tutti i commenti, poi lui li leggerà tutti, perché immortalità. Il filo d'oro di cui parla Enzo Granagnello, Paolo Iannacci ce l'ha. Paolo, fai sfiorisci bel fiore. Faccio quella. Fai quella? Certo, me la chiedono. Te la chiedono? Sfiorisci chi bel fiore. Che me la chiede? Te la chiede Damiano Gedressi. Damiano, per te. C'è un fiore di campo che è nato in miniera per soli pochi giorni, lo stettero a guardar di un pianto suo dolce sfiorì in una sera. Nulla le nere mani valsero a salvar. Sfiorisci bel fiore, sfiorisci amore mio, che a morir d'amore c'è tempo, lo sai. Di un bel soldato partiva lontano, fu solo per gioco che lui ti baciò, piangesti stringendo la fredda sua mano, lui rise con gli altri e il treno via andò. Sfiorisci bel fiore, sfiorisci amore mio, che a morir d'amore c'è tempo, lo sai. C'è laggiù in un prato una bella dormiente, ma neanche un tuo bacio svegliarla potrà. Morì disperata.
il viso è gaudente, chi passa vicino di lei riderà. Sfiorisci bel fiore, sfiorisci amore mio, che a morir d'amore c'è tempo, lo sai. C'è odore di cibo quest'oggi nell'aria, che la pioggia cancella, ma presto tornerà. Qui spezzerò il mio pane e starò ad aspettare la pelle mia nera che mi rinfaccerà. Sfiorisci bel fiore, sfiorisci amore mio, che a morir d'amore c'è tempo, lo sai. Sfiorisci bel fiore, sfiorisci amore mio, che a morir d'amore c'è tempo, lo sai. Paolo Iannacci, è incredibile pensare che questa canzone ormai ha 55 anni. 65? È del 65, quindi ha 55 anni. Allora, tuo padre l'ha scritta? Dimmi. C'è un complimento, perché pensi che l'ho imparato dalle Techerai, l'ho visto, perché aveva fatto, pensa, già un filmato un po' come stai facendo tu, con un dietro le quinte, facendo vedere i cameraman che riprendevano, no? Quindi una cosa strana, gli assistenti alla regia, nel 65, no? E ha detto, il più grande complimento che mi avete fatto è quello di aver scambiato questa canzone come una canzone popolare. Fa, invece l'ho scritta io, quindi sono felicissimo di questa cosa. Senti, da Canterò. Cosa vuoi fare? Cose semplici? No. O alla ricerca di qualcosa? Alla ricerca di qualcosa. Però la tiro giù di un tono e mezzo. Sì, lo so, perché stasera non hai un po', non hai voce. Sì, di solito sparo come un cannone. Guarda, tutti avremmo notato che era un tono e mezzo sotto, sai? Per fortuna che ce l'hai detto e ti sei costituito. Sì, perché poi uno che fa i raffronti, però, Ottimo. Alla ricerca di qualcosa che non ho ancora ben capito, con un brano come questo che mi fa sembrare antico. Alla ricerca di una storia, alla ricerca della gloria, alla ricerca del successo che poi inequivocabilmente butti proprio dentro al cesso. Ma che bello sto mestiere, con le pezze sul sedere, ma che triste quando fingi e non lo fai vedere. Perché in questo mondo dove le persone stanno male, mi piacerebbe raccontare, dai, qualcosa di normale. E allora di che tu sei fragile, dillo forte a chi ti rompe i coglioni e ti fa sentire fuori e non ti fa parlare
e non ti fa sperare, alla ricerca di qualcosa che in realtà avrei già capito. Quindi è questo il mio problema, quello di averti già mentito. Alla ricerca della gloria, alla ricerca del successo, ma cosa vuoi trovare quando hai già perso te stesso? Ma che triste sto mestiere se il telefono non suona, ma poi la vita ti sorride perché un amico ti perdona. Quello che conta è andare avanti senza pensare troppo ai santi. Quello che conta è una carezza a chi tratta la vita come una bambola di pezza. Allora dillo forte che tu sei fragile. Dillo forte a chi ti rompe i coglioni e ti fa sentire fuori e non ti fa parlare, non ti fa sperare e non ti fa pensare. Suona? Alla ricerca di qualcosa che ho trovato. Ed ecco perché sono spaventato. Quindi è questo l'obiettivo, è il togliersi i fantasmi e non fare troppi danni e amare questa vita. E cos'altro vuoi che ti dica? Potresti passare la serata al piano, ma vieni qua, ti stai chiedendo di tutti, ti stai chiedendo, visto che prima hai fatto una, ti stai a Messico, noi vuole una cena. Dopo la faccio. La fai? Faccio subito. Falla subito. Dai, presto. Scusa, aspetta, ci sono 100 strofe, non mi ricordo più niente adesso. Per fortuna ho comprato il repertorio. Che tonalità è? Da dove parto? Faccio un pezzettino. Intorno a lei, anzi, lei è bella, lo so, è passato del tempo, io ce l'ho nel sangue ancora. Io vorrei ritornare laggiù da lei, ma so che non andrò. Andrò. Queste sono situazioni di contrabbando. Meglio star qui seduto a guardare il vino che butto giù. Messico in nuvole, il tempo passa sull'America e il vento suona la sua armonica. Che voglia di piangere ho. Messico in nuvole, il tempo passa con l'armonica e il vento insiste con l'America. Che voglia di vivere ho. Messico in nuvole, e il tempo passa con l'armonica e il vento insiste con l'America. Che voglia di ridere ho. Oh, ragazzi, cioè, eccoci. Qui gli applausi non sono mica pilotati. Allora, questo è il disco. Volevo sincerare. Mi è venuta la voce di Red. Volevo sincerare. E hanno detto, ma c'è anche in CD, perché CD è più comodo. Certo che c'è anche in CD. Lo trovate anche in CD, naturalmente. Ce l'ho qua. Non posso però darvelo, esatto. Allora, io invece ti faccio un regalo. Prima di tutto, c'è in CD e ben nascosto. Perché sono riusciti a nasconderlo bene anche su tutte le piattaforme digitali. L'ha nascosto? Sì, bene. È ben nascosto. Cioè, proprio uno deve cercarlo per trovarlo. Ci scommetto che non t'ha messo nelle playlist. No. Non t'ha messo in radio. No. No, forse sì, ma non so, non che no. Però, io, non so, io... Ma d'altra parte... Com'è? Cioè, che cosa vuoi? Non lo so. Tu fai arte. Certo. E l'arte non va. Non si monetizza un cazzo, no. Però. Poi non fai scandali. E per fortuna. Ho scoperto che sei sposato da 25 anni. No, 25. No, la conosci da 25 anni. Te l'ha detto lei? Sì, me l'ha detto lei. Ecco. C'hai una bimba. Parli bene di tua bimba. Da 9. Mia figlia è numero 1. Tua figlia non... Oggi ha preso 9 e mezzo. Tua figlia non ha... Ma non poteva prendere 9 e mezzo. Perché? Perché dava al massimo 9. Poi lei si è proposta. Certo.
sulle renne, una cosa sulle renne. Tua figlia parla bene di brava te. Lilli. Non interessa la televisione. Non interessa niente. No. Però ho fatto Messico in Nuvole, uno è interessato, uno in più. Grazie. Allora Paolo, io ti aspetto veramente con il combo, sì, quando vuoi tornare combo. Qui così ti fai anche altri pezzi del disco. È bello, mi piace. Io ti regalo o Busson, questo che tanto l'hai sempre usato tu. Mi ha lappato tutto. Perché c'è il propoli, fa benissimo. Esatto. Però non è andato in gola, è andato su tutta la lingua. Senti, per la tua vita vuoi della roba sana, miele bio oppure composte? A Cavaldonato? Mille fiori, miele, dimmi tu. Non so, dammi miele, continua a farmi vedere miele, non me lo dai. Coche, no, miele. Miele, quale vuoi? Perché ce ne sono tanti, vedi? Questo cos'è questo? Castagno, troppo amaro per me. Lo so. Questo è clementino. Questo è buono, ma è troppo denso per me. Bosco. Bosco prendo, Emilia Romagna. Mille fiori? No. Ok, vuoi delle barrette energetiche? No, grazie. Non hai bisogno. Grazie, che bello questo. Mille di Bosco, Milizia. Maca andina, tossico questo? Questo è tossico, papareano. No, non lo voglio, tossico. No, tonico, adattogeno, fonte di energia. No, sono io che sono un po' rincoglionito. Cioè, star vicino a gente così è dura, eh? Cosa devo Tenersi fare? Tenersi dietro è un casino, eh? Cioè, non credete che sia semplice. Tra lui e suo padre, quando poi ce l'avevo insieme era un bel casino. La ricerca di qualcosa. Papa Reale ti interessa? No. No, grazie. Ok, miele. Adesso vado a casa e la faccio in la bemolle. Anzi, tiro su di un tono. Che cosa? Il pezzo. Che cosa? C'ho il microfono e io... Lui, ma, che è un cantante. No, ma io lo sto... No, è che... No, filo. Ma Red... Filo. No. Da 58. Giusto. E niente, cos'è è un microfono dinamico, per cui non è un ma un se lo tieni così come... fa popping. Dipende dal tuo uso delle P. Ah, ok. Se fai P, non lo faccio, se fai P, la P, quando canti è P. Io sbaglio sempre, però fa live. Me la gioco così quando sbaglio, quando si sente che fa live. Voglio i biscotti Milizia, sono qui i biscotti Milizia, sono lì i biscotti Milizia, i frollini, tua figlia gli piacciono i frollini? No. No, che ne sai? Che ne so, mangia il miele, sai che siamo fissati con adesso bisogna cercare di arrivare almeno fino a 55 anni, 60, fino a 47. Sì. Cioè io che ne ho 67 e tu sei già fuori. No, sei già arrivato, sei a posto. Sono a posto. Tu sei a posto, hai fatto il tagliando, sei a posto. Noi invece che dobbiamo arrivarci, allora c'è il pane, mia moglie fa il pane. Senti, io finisco salutando miele Paolo, dandogli appuntamento. Miele per me, Sì, perché mia figlia non piace il miele. Ascolto Troppo Vintage, ascoltiamo, sì, con J-Ax. Salutiamo Nick. Sì, J-Ax che non ci ha chiamato, però... Però salutiamo suo figlio. Sì. Lo dedichiamo suo figlio. Ecco, questo è... Io saluto Paolo Iannacci e gli do appuntamento quando tornerà. Io saluto tutti voi e ti ringrazio, Red, di avermi invitato. Musica in bianco e nero, felici come al cimitero, suono vintage, forse troppo vintage. Ho un amico alieno, lo faccio a pezzi e lo congelo dentro il freezer, perfetto dentro il freezer. Mi sono distratto un attimo e mi sento come ritorno al futuro, te lo giuro, nel futuro. E forse sono antipatico, quello di sicuro. E la radio canta roba nuova, canta tutto, torna come il karma. E anche il karma suona troppo vintage. Sono troppo vintage. Sono troppo vintage. Suono troppo vintage. Sono troppo vintage. Vedo tutto in bianco e nero, anche l'arcobaleno. Troppo vintage, sono troppo vintage. Con le cuffie nello studio e con in mano la motosega, divento un killer, trrr, sembra thriller. Mi sono appoggiato un attimo e non pensavo che venisse giù anche il muro.
futuro non è sicuro. E forse sono paranoico, o forse sono fuso. E la radio canta roba nuova. A noi non serve face tune nel chirurgo plastico. C'è chi diventa vecchio e chi diventa un classico. Chi qui non batte chiodo senza Tinder. Ma nella vita servono le palle come al flipper. O al calcio balilla al bar dell'oratorio. Blu contro rosso, la barista era carina. Speravamo in un chinotto, ma ci dava il due di picca. Noi restava colpo grosso. O sperare che un maggiorenne ci comprasse un porno. Adesso tutti fetici a portata di click. Io giocavo street poker con la grafica 8-bit. Leone come Kimba diventato grande come Mazinga. Sperate nella mia sconfitta, non ve la do vintage. E la radio canta roba nuova, 80, tutto torna come i Sharma e anche i Karma. Suona troppo vintage, sono troppo vintage. E la vita cambia suono tutto standard, ma la vita che mi ascolta non si ferma mai. Suona troppo vintage. È altissima. Ecco, avete appena assistito a un pezzo di televisione, perché la televisione così è, con il cantante che canta in playback. Questa è la televisione. Finora non abbiamo fatto televisione. Ok. Sì, però il playback come... Playback un po' quello, così, però va bene. Quello va che bene. Bisognerebbe studiarlo prima. Grazie Paolo, tieni. Ciao. Guarda, grazie, aspetta, a tutti. Guarda che qui... Dice, adesso che ti abbiamo scoperto, ti aspettiamo, è davvero, di tornare. Devi tornare, stanno scrivendo, tutti. Sì, grazie ragazzi, grazie a tutti. Ciao Paolo, comportati bene, fai il bravo. Ciao Paolo. Ti saluta Saghi, Paolo. Ciao Saghi, ti saluta... sei un grandissimo. Allora, Israele, Italia. Parleremo dopo con lui perché io voglio... già sentire la musica di Saghi Rei, che ha appena fatto uscire questo album. Lui ha avuto successo con rifacimenti di altre canzoni, grande successo. Una sua canzone è stata in uno spot popolarissimo in televisione, però finalmente ha fatto un album suo. Con Elena, sua moglie, hanno composto le canzoni e adesso dal vivo. Saghi Rei, original songs, canzoni originali.
I fly with you. Sagirei, eh? Che canzone è questa? Questa, allora, ha due titoli in realtà, L'amour toujours e I'll fly with you. Ed è stata una canzone che ti ha portato un successo incredibile, perché è entrata nello spot di Intimissimi. È entrata nello spot di Intimissimi nell'anno 2009-2010. Hai fatto innamorare tante ragazze. Sì, anche tanti ragazzi, ragazzi e ragazze che poi si sono messi insieme e nel tempo ho visto con figlie, incredibile. Questa canzone è veramente ha aumentato un po' la popolazione italiana, così certo. Dicono. E Elena, quando l'hai conquistata con questa canzone, c'era già prima o è arrivata dopo? No, è arrivata dopo, e la canzone la conosceva già con un'altra canzone, con altre canzoni, non con questa. Ma dove l'hai incontrata? Allora, tu sei originario di Israele. Sì. Sei nato là? Sono nato in Israele, ho vissuto in Israele fino all'età di 16 anni, poi sono venuto in Italia. Perché? Non per la musica, in realtà l'idea era quella di studiare, insomma di diplomarmi e poi laurearmi. Non sei venuto in Italia perché i tuoi sono trasferiti, proprio no, tu hai deciso. Io ho deciso, ma non sono venuto, cioè nel senso sono venuto da solo, ma avevo dei parenti qua, ho dei parenti in Italia che mi hanno sostenuto per i primi anni. E l'idea è stata quella di studiare medicina, cosa che ho fatto, ma non ho portato a termine, perché avevo la testa altrove. avevo altri piani, a un certo punto ho deciso di dedicarmi completamente alla mia passione, che era la musica, e così è andata. Ma quando ti è arrivata la passione della musica? Cioè, tu pensi che la passione della musica sia una roba che deriva da altre vite, se pensi che esistano altre vite prima, o che uno per caso incontra? Allora, io credo che niente è casuale, nel senso, nel mio caso almeno non è stato casuale, perché in casa mia c'è sempre stata tanta musica. Poi certamente ci deve essere anche una buona materia prima, insomma, ci deve essere un po' di talento, una predisposizione per qualsiasi disciplina si intraprenda. E nel mio caso è stato un insieme di fattori, sia il fatto che i miei genitori suonavano, mia mamma specialmente, e poi il mio innato amore per la musica, senz'altro, sì. Quindi tu vieni in Italia, vuoi studiare medicina e poi dopo abbandoni tutto. Al quinto anno, allora stavo già anche uscendo un po' fuori corso, a un certo punto un mio amico mi fa: guarda Saghi, io ti voglio bene, ma secondo me quando ti lauri tu non esisteranno più le malattie di oggi. Quindi fai prima. Quindi a un certo punto, e l'ho guardato così e siamo scoppiati tutti e due a ridere a un certo punto. E lì forse era il momento in cui ho capito che forse dovevo fare altro nella vita. E così è andato, insomma. Ho seguito la passione, il cuore, e sono contento di averlo fatto. Sì, come è arrivato che sei, cioè com'è andata che sei arrivato, diciamo, nelle classifiche di tutto il mondo con questo brano? Ma allora, prima di tutto specifico che non è un brano scritto da me, è una cover. L'idea nacque nel 2015. Di realizzare con l'etichetta con cui collaboravo in quel periodo, che era la Melodica e la Do It Yourself, due etichette, di realizzare dei pezzi dance. Peraltro loro erano dei DJ, quindi conoscevano molto bene la musica dance degli anni 90, perché eravamo tutti un po' affezionati alla musica da discoteca degli anni 90, che è rimasta un po' nell'immaginario collettivo. E io, visto che io comunque portavo sempre la chitarra con me, suonavo sempre in versione acustica qualsiasi cover che mi piacesse a me, avevamo pensato di realizzare un album, quindi un progetto dedicato agli anni 90, alla dance degli anni 90. Quindi abbiamo scelto tutti insieme i brani che in quegli anni che erano i più rappresentativi per noi, che piacevano di più a noi, e in versione acustica, proprio chitarra, voce, qualche percussione, un po' di archi e basta. Quindi abbiamo snaturato completamente tutta la parte elettronica della dance music degli anni 90 e abbiamo fatto solamente sentire la voce, la mia voce, e le chitarre classiche, acustiche. Ed è stato, siamo stati i primi ad aver pensato a realizzare un progetto del genere, riprendere un genere musicale di un certo tipo e di toglierlo dai propri vestiti e di dargli un vestito nuovo, quindi spogliarlo in un certo senso. E l'idea piacque molto, l'idea è piaciuta tantissimo, e quindi
L'etichetta discografica di allora ha licenziato il progetto anche in tanti altri stati. Licenziare vuol dire pubblicato, perché esatto. Sembra che licenziare da noi. È vero, non abbiamo licenziato nessuno, cioè esatto, pubblicato l'album in tanti paesi in Europa, ma anche fuori dall'Europa, quindi insomma... Sì, perché facciamo spesso italianizzazioni di termini stranieri, come licenziato che è licensed, oppure released, pubblicato, che diventa rilasciato, hanno rilasciato, non è rilasciato, rilascio un detenuto, non un disco. Allora, ma prendiamo uno Stargate e veniamo oggi. Oggi tu hai composto delle canzoni insieme ad Elena, tua moglie. Sì, ho avuto, è già da un po' di tempo che avevo questa idea, questa esigenza di propormi anche in veste di autore, non solo di interprete, di esecutore, di pezzi di altri. Per quanto i progetti miei sono sempre piaciuti, avevo realizzato anche un album dedicato a Michael Jackson nel 2010 e anche quella è stata una bella sfida per me. Però questa è stata una sfida ancora più grande, quella di raccontarsi. Sì. Di raccontarsi, e quindi con Elena è stato tutto molto più semplice, perché mi ha aiutato molto, specialmente nella scrittura dei testi, ma anche... Nella composizione di alcuni dei brani dell'album, quindi è stato proprio uno ispirare l'altro e viceversa, ed è stata una bellissima cosa, per cui con lei tutto è andato via liscio e abbiamo realizzato questi 10 brani di questo nuovo album, si chiamano Original Songs, per far capire che non sono più cover ma sono canzoni inedite. Cosa fai adesso da questo Original Songs? Lo fate? Pensavamo di fare Back Home. Sì, torniamo a casa. In realtà è un senso figurativo, nel senso che ognuno di noi ha un posto nel cuore in cui si rifugia, ritorna volentieri quando è stanco magari della vita di tutti i giorni, della difficoltà che incontriamo nella vita, nel vissuto, e che questo posto ci dà un senso di protezione, di ritorno un po' a quello che eravamo quando eravamo più giovani, più piccoli, quando eravamo spensierati. Questo è un po' il succo. Seguirei insieme ad Elena Back Home da Original Songs. Price to pay. I still have a lot of things to say. The wheel of fate is spinning fast. It goes up, sometimes down. And every day I live my life like a game, give and take. When time is getting darker and I'm too tired to find the way, I can't help myself and running there. When the sun begins to rise, where my future and your past collide, on that house that shines upon the hills, into deep where we create our dreams. I always felt that we could rule the world. Never been worried where the wind will blow. Light up the fire. It took me so long. I'm back home. And now I know it's easier on the dice. Do it twice. I'm getting rid of all of my defeat. I know where I belong. When time is getting darker, I feel the rage inside my bones. This place inside of me will keep me strong. Where the sun begins to rise, where my future and your past collide,
on that house that shines upon the hills. Into deeper, we create our dreams. I've always felt that we could rule the world. Never been worried where the wind will blow. Light up the fire, cause I'm coming home. Saghirei, Back Home, dall'album Originals, Song, Original Songs, canzone originale. La cosa buffa è che, a parte tutti i complimenti, poi te li leggerei sulla tua voce, ma non è un mistero, però è bellissimo perché tu hai iniziato diciamo, la tua carriera con un grande successo rendendo acustiche le canzoni dance. Giorgio Spagna scrive... Splendido pezzo, si presta ad un mix, cioè a farne una canzone dance. È fantastico questa cosa. Allora, io voglio andare da Elena, perché... Allora, Elena, come mai vi siete incontrati? Ma veramente ci siamo incontrati su Facebook, è stata proprio una cosa da... Come su Facebook? Sì, mi ha chiesto l'amicizia, io ho detto sì e poi ci siamo incontrati. Perché ti ha chiesto l'amicizia? Mi avrà visto, non so, però è andata così, cioè proprio è... Scusa, fermati, no, perché io speravo una storia normale. Ma non è stata tu a chiedere l'amicizia a me? Ma secondo me ha chiesto lei l'amicizia a me. No. Sei stata tu. Facebook ti ha suggerito di chiedermi l'amicizia. Hai ascoltato? No, fermi, io non voglio creare casini, perché se c'è una cosa che non voglio qui, non siamo in un programma che crea casini familiari. Cioè, qualcuno ha chiesto l'amicizia a Facebook, ok, ma tu lo conoscevi già? No, io non lo conoscevo, l'ho conosciuto dopo, poi sono andata a sentire i pezzi e poi ho capito che era lui. E... Ma tu eri già musicista? Io sì, ero già musicista. Ma cosa facevi? Suonavi per i cavoli tuoi, suonavi in un gruppo, suonavi... Io facevo metal, ho fatto metal per anni. No, non siamo davanti. Scusa, qui c'è qualcosa che non va. Si conosco tramite. Cioè, fanno una musica dolcissima, questa faceva metal. Facevi metal in un gruppo? Sì, in un gruppo. E cosa? Cantavi, suonavi? Cantavo e suonavo, sì. Cantavi il piano, no? Sì, esatto. Scusa, ma chi canta in heavy metal di solito suona la chitarra, non il piano. E io facevo tutte e due, suonavo il piano e cantavo. Come si chiamava il gruppo? Si chiamavano Skylark. C'è qualcosa su internet? Non lo so, penso che ci sarà ancora qualcosa. Su YouTube? Può essere. Skylark. Quindi tu conosci lui e poi? E poi... L'appuntamento? L'appuntamento è andato bene, si vede. Cioè... Si vede dopo un po' di tempo. Piace lui che cerca, sta sudando di brutto. Cioè non sudava mentre cantava, ma adesso sì. Perché l'appuntamento... Vabbè, ok. Senti...
Non dovevamo parlare di musica, parliamo di musica, hai ragione, hai perfettamente ragione. Allora, che ne dici di alternare? Cioè, tu prima mi hai parlato di Michael Jackson, sei in grado di fare un pezzo in acustico di Michael Jackson? Visto che hai fatto un... Quale? Human Nature. Human Nature? Human, bellissimo Human Nature. Earth Song non lo fa, Earth Song è troppo bello, Earth Song. No, no, ma poi è... No, Herzog poi è un capolovoro che va ascoltato con quell'urlo, con quella musica, con quella disperazione della terra. È vero. Tra l'altro è un pezzo che è stato scritto un bel po' di tempo fa e anticipato anche quello che poi stiamo sentendo in questo periodo, insomma, tutto col riscaldamento, sul riscaldamento globale e quant'altro, quindi è un pezzo che si potrebbe ascoltare all'infinito anche oggi. Noi comunque vi faremo sentire un altro pezzo di Michael Jackson, si chiama Human Nature. Tratto da Thriller, ovviamente, l'album. Hanno cercato in tutte le maniere di affossare Michael Jackson. L'hanno probabilmente portato anche alla morte, con tutta la guerra che gli hanno fatto, perché Michael Jackson era una forza per il bene e questo ha dato molto fastidio. E quindi passeranno tutti quelli che hanno criticato, attaccato, preso soldi per attaccare Michael Jackson, passeranno e lui rimarrà per sempre, perché ha scritto pagine indelebili nella musica. Grazie Sagirei, Human Nature. Si è spento il piano. Spento il piano. Vai a vedere cosa è successo. Quando si vanno a toccare certe forze negative, dicendo che hanno cercato di fare del male a Michael Jackson, le forze negative si arrabbiano e inevitabilmente, adesso vediamo se è acceso il piano. Prova a vedere. Sì, è ripartito. Ok. O molto più banalmente, prima quando io mi sono inciampato ho strappato il cavo del piano, forse molto più banalmente. Sleepless eyes, hear her voice shake my window, sweet seduce sing sighs, get me out into the night time, for once won't hold me tonight. If this town is just an apple, then let me take a bite. If they say why, tell them that is human nature. Why does he do me that way? If they say why, tell them that is human nature. Why does he do me that way? Reaching out, touch a stranger, electric eyes are everywhere. See that girl, she knows I'm watching, she likes the way I stare. If they say why, tell them that is human nature. Why does he do me that way? If they say why, a
like living this way. I'm like loving this way. But I do 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 run away. Oh, why? Complimenti per questa canzone, per questa versione di Human Nature di Michael Jackson, da parte di tutti nelle chat che sto leggendo. Allora, dunque, questo è praticamente, credo, il debutto televisivo di Sagi con gli original song. Sì. Perché il debutto live è accaduto al Blue Note. Sì, questo giovedì, l'ultimo giovedì, abbiamo presentato il disco per la prima volta dal vivo. È stata una serata veramente molto bella, magica e sì. Sì, lo presenti Blue Note, un localino così, e poi vai a Londra. E poi andiamo a Londra, esattamente. Quando? Partiamo il 29, abbiamo il concerto a Londra e poi seguirà un tour italiano in tanti locali. Italiano? Scusa, tu sei... Partiamo dall'Italia. Io vivo ormai in Italia da 30 anni, quindi mi ritengo... molto italiano, se vogliamo essere sinceri. No, ma no, perché hai detto un italiano, in realtà Londra italiano. Non è Italia. Sì, no, beh, certo, abbiamo voluto fare questa data a Londra perché comunque, insomma, suonare a Londra c'è sempre il suo perché, per poi seguire e fare tutte le altre date. Io mi occupo molto, molto di grafica, no? E allora amo guardare le copertine dei dischi, anche se queste sono piccole, quelle dei CD, amo quelle dei vinili, però dovresti fare il vinile, il tuo primo disco di original song devi fare il vinile. Faremo il vinile, basta, facciamo il vinile. Però, vedi, io vi leggo Sagi Ray, noto che c'è Sagi Ray con una chitarra, questa bellissima, una Gibson, fra l'altro io avevo una Gibson come questa che era di Jimi Hendrix che la usava per fare le prove, non era così, era degli anni 60, chiaramente questo era un rifacimento, però identico alla madre. Però torniamo a noi. Poi accanto uno vede che c'è una ragazza, una bella ragazza, che adesso scopro che essere lei. Ma metterci anche And Elena, no? Qui metti in difficoltà così. Beh, il prossimo progetto potrebbe sicuramente... No, io ti auguro di esaurire questi dischi, fai la ristampa e ci allora, metti... Facciamo, okay. Ok, la seconda ristampa ci sarà anche con Elena. Dico bene? Mi sembra giusto. Allora Sagi Ray and Elena cosa fanno adesso? Da questo disco Original Songs? E facciamo un'altra cover o un altro pezzo Original del... Songs. O vuoi fare un'altra cover e finire con un Original Songs? Va bene. Facciamo, allora, hai citato prima una canzone di Michael Jackson che era The Earth Song. Abbiamo scritto una canzone insieme a Elena nel disco che si chiama Where Do We Go By Now? E parla presso a poco dello stesso argomento. Cosa dice il testo? Anzi, no, scusa. Chiedo a Elena, certo che chiedo a Elena, certo. Cosa dice il testo? Allora, il testo parla di come tutti gli esseri viventi siano collegati tra di loro, anche se a volte non lo sanno o non se ne rendono conto, e del fatto che stiamo perdendo la gentilezza. Io credo che queste cose siano cose che proprio volevo dire, ci tenevo a dirle, perché sono messaggi importanti. Lo so che adesso tante persone ne stanno parlando, però io l'ho proprio sentito a modo mio, quindi volevo proprio dare il mio contributo con le mie parole. Capisco perché ti sei innamorato di lei, hai fatto un affare, sai che... Lo so. Allora, where do we go by now, Sagi Ray? I'm lost in this wonderland, leaving my trace through oceans and sand. With every step I can feel my home, this planet I belong. Amazing how life can be,
thousands of different living things. Every breath that we take is a gift from nature. How long will she give without asking ourselves, where do we go by now? Where do we go by now? Will all this blindness make us disrespect this world we're leaving? Where do we go by now? Where do we go by now? Will all this madness turn into kindness? God had a different plan for us. The essence of a human being, a deeper connection goes on within. We are linked to each other in secret ways we don't contemplate. Imagine how good it would be living in harmony, yeah. Every step that we take is a gift of nature. How long will she give without asking herself, where do we go by now? Where do we go by now? Will all this blindness make us disrespect the world we're leaving? Where do we go by now? Where do we go by now? Will all this madness turn into kindness? God had a different plan for us. For us. Where do we go by now? Tra i tantissimi complimenti ce n'è uno che, mamma mia, Carmine Lorenzo scrive, non so perché, ma a tratti mi ricorda la voce di Stevie Wonder. Porca vacca, ragazzi. A volte non so cosa ascoltare, ma poi Red mi fa scoprire sempre qualche artista bravo e talentuoso, Antonio Arnone. Sì, questi sono gli ultimi commenti. Sai la cosa, la cosa che mi stupisce è che io, tu mi hai dato questo disco adesso, io ti ho invitato perché ti conoscevo, ma non conoscevo queste canzoni, non le avevo mai sentite. Quindi io per la prima volta ascolto questi brani del tuo disco Original Songs e rimango stupito perché mi sembrano dei classici. Cioè la cosa strana è che quando tu mi fai un brano tipo il Fly For eccetera, queste robe qui, oppure mi fai questo brano nuovo, sembrano tutti, è un po' come quando Frank Sinatra cantava la canzone importante, che ne so, e poi dopo cantava una canzone sconosciuta, ma c'era l'orchestra nel sorridere, eccetera. Ti sembrano già dei, classici. Beh, non potevi farmi un complimento più bello di questo, perché alla fine quello che io ho cercato di fare, che abbiamo cercato di fare, di scrivere canzoni che possano rimanere, che possono rimanere nel tempo e essere comunque apprezzati, timeless songs, cioè canzoni senza tempo.
E quindi quello che mi hai appena detto mi commuove, insomma, non può che farmi tantissimo piacere. Ti devo porgere i saluti, mi è arrivato un messaggio adesso di un mio amico di Palermo, Massimo Minutella. Massimo Minutella, certo, che conosciamo benissimo. Sta per iniziare un nuovo, in bocca al lupo, il suo nuovo programma in televisione, si chiama Casa Minutella, che impazzisce per te, dice che sei bravissimo, quindi lo sapevo. Quindi. Abbiamo avuto modo di lavorare insieme, conosco bene Massimo. Tu hai suonato con l'orchestra? Con la Lab Orchestra, si chiamava, sì, in diverse occasioni a Palermo, sì. Allora, che cosa fai adesso? Pensavo di fare sentire una cover di una canzone che a me Elena piace tantissimo, e questa si chiama Shallow. Tratto dal film A Star is Born di Lady Gaga con Bradley Cooper. È un pezzo che, insomma, quando cantiamo dal vivo la gente piace tantissimo, quindi spero che apprezzino anche a casa. Ok. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In the bad times, I find myself longing for a change. In the good times I find myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Oh, do you need more? Ain't hard keeping so hardcore. I am falling. In all the good times I find myself longing for a change. And in the bad times I fear myself. I'm of the deep end, watch as I'm diving. I never feel the ground. Crash to the surface where they can hear us. We fall from the shallow now. In the shallow. In the shallow. Shallow, we're far from the shallow now. Far from the shallow now. In the shallow. In the shallow. In the shallow. We're far from the shallow now. Scusa Sagui, ma dopo questa canzone dove ho sentito lei finalmente cantare, Sagui Rey and Elena. Magari Elena and Sagui.
No, Elena, Sagirei e Elena, perché tu sei ancora più famoso di lei per ora, però in futuro... Non si può mai dire, quindi sì, direi proprio di sì. Vuoi finire con un pezzo di questo album? Sì. Eh? Sì. Ok, A Brighter Day. A Brighter Day, un giorno più luminoso. Luminoso, esattamente. Okay. A Brighter Day, augurandovi che sia un giorno più luminoso domani. Sagirei. Here by your side, blue sheets, bare skin, is that you what I see? Lovers, strangers, just a game to handle. Falling one more time and tearing down the wall. It's not enough. It's not enough. The way I've changed my life, you're the reason I've done it all. Sagirei and Elena, venite qui, bellissimo. Devo dire che su internet concordano con questo fatto qui che devi cambiare il nome in Sagirei and Elena d'altra parte. Sai, anzi, siediti qui vicino a me perché adesso ti devo... Allora, Elena, guarda, visto che tu hai parlato di natura, io ti regalo dei prodotti Milizia, perché ciò che fanno gli apicoltori è qualcosa di incredibile. Cioè, gli apicoltori danno luce, come adesso che dal buio sono tornati alla luce, danno luce al mondo, perché salvano le api, perché se le api sparissero sparirebbero quasi tutte le forme vegetali e di conseguenza anche l'uomo. Carestia totale. Sì, è vero, è quello che ti dicevo, alla fine siamo tutti connessi.
esatto. La stessa cosa. E noi siamo connessi, dipendiamo paradossalmente dalle api, però le trattiamo malissimo perché con gli insetticidi le facciamo morire e impediamo loro di andare a raccogliere il miele. Tant'è vero che gli apicoltori in 2 anni di carestia che ci sono stati, invece di prendere il miele dalle api, hanno nutrito le api col miele che avevano messo da parte. Quindi il miele è importantissimo. Questi sono fra l'altro prodotti bio, quindi dimmi se vuoi del miele o della composta, o tutte e due. Abbiamo composta bio di Albicocca. Devo sentire anche lui perché a casa... Il miele sicuramente ai cantanti fa molto bene. Allora per te guarda, sollevo bio, tosse bio dalle api, sciroppo. Vuoi questo oppure vuoi questo? Anche no, questo lo spray guarda. È fantastico, questo, cioè dai. Questo sì. Spray, prendi questo spray. Sì. Poi miele cosa vuoi? Miele vuoi castagno, clementino, questo è mille fiori. Tutta la vita. Vuoi una barretta energetica, un paio di barrette energetiche ti servono adesso perché torni a Milano. Grazie, molto gentile. Saghi, poi nei tuoi pellegrinaggi, se torni qui anche col tuo gruppo magari col quale vai. Fantastico, con molto molto piacere. Grazie di averci invitati. Io spero tu faccia il vinile perché diventa bella, una bella foto. Questa è una bella copertina di un vinile. Guarda, guarda la differenza tra un vinile e un CD. E quindi spero tu faccia il vinile con scritto anche Elena. Assolutamente. Okay. Grazie. Ciao. Ciao Saghi. Ciao. 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 Allora, Saghi Ray Original Songs. E adesso... Diego Cusano, ho bisogno di Diego Cusano qui. Nel frattempo, guardate un po', noi siamo qui, questo qui è redronny.tv, che poi allargando arriva tutta pagina, cioè io ho messo tutta pagina, però ti devi connettere, vieni qui. Poi c'è Facebook, c'è Opti Magazine, siamo nella copertina di Opti Magazine, qui. Oh, Dimo Matto, come sei messo? Allora, lui è un artista che io mi ricordo, lui si ricorda, io non mi ricordavo, però quando mi ha detto che cosa faceva, sì. Io l'ho incontrato una volta in una trasmissione di Rai 1 e non guardai lui perché guardavo le sue opere erano molto strane. Le sue opere sono fatte lui è un artista, ok? Che però un artista, cioè come quando vedi un'opera di Lodola dici è Lodola, quando vedi un'opera di Diego Cusano dici è Diego Cusano, perché solo lui fa le opere, mescola il disegno su delle cose reali. Facciamo un esempio: al 40° di Mielis di Conapi hanno regalato questa stampa, ecco qui, vedi, bellissima, di un alveare. In realtà che cos'è? È un, cioè tu hai usato, cos'è questo? È solo un disegno però, o no? No, praticamente ho fatto la foto del miele e intorno ci ho disegnato le api, come se fosse un fiore. Ah, ecco, vedi. Mi ridai quella roba perché ci tengo subito, che sia... Subito. E qui si legge, poi adesso facciamo vedere delle altre sue opere, qui si legge ad esempio che Diego Cusano, artista eclettico, di fama internazionale. Perché di fama internazionale? Perché anche all'estero ho fatto un paio di cose molto interessanti a livello di collaborazioni con dei brand, di marketing, di giornali. Tieni più vicino il microfono. Di giornali. Sì. E ho creato poi delle campagne marketing per alcune riviste di Parigi, anche in collaborazione con dei brand di alta moda. Coniando una nuova professione, il ricettore di fantasia. Ricercatore di fantasia. Ah, ricercatore. Ricercatore, no, di qui fantasia. C'è scritto ricettore. No, forse avevo sbagliato. Ah, ecco, vabbè, ok. No, perché... no, ricercatore di fantasia, perché alla fine io nel mio lavoro ogni giorno ricerco una fantasia, cioè cerco una nuova idea da sviluppare, ecco. Quindi da questo mood è nato a questa definizione, ecco. Per questo mi definisco artista, perché secondo me artista è una parola che oggi è... un po' troppo. Però cioè, qui hai collaborato con Warner Bros, sì, Adidas, sì, Diesel, Dior, Cartier, sì, Haribo, sì, Chanel. Sì, sì, sono 7 anni che lavoro in questo ramo, quindi... Per quello averti qui è stato un casino. No, davvero, mi hanno detto, guarda, io dico, oh, mandamelo lunedì. Dice, no, perché ma lui perché è all'estero. Era a Bali. E cosa facevi a Bali? In vacanza. No, perché sai, oggi è il mio compleanno, no? Ah, il suo compleanno, oggi è vero? Il mio compleanno, e per ogni anno il mio compleanno mi regalò un viaggio. Al posto di festeggiare me ne vado da qualche parte. Ma tu lo sai che io avevo un amico, che adesso ho ancora un amico, però non lo sento da tanto tempo, che lui sostiene che il compleanno vada festeggiato, dipende dal compleanno, da quando sei nato, eccetera, in un particolare luogo
della terra. Ecco, quindi dipende se tu vuoi fortuna in amore, in soldi, in salute, in base a ciò che scegli c'è il luogo esatto dove andare a festeggiare il compleanno. No, io invece sai che faccio? Che fai? Allora, quando vado, quando si avvicina ottobre, io ho bisogno proprio di relax, non voglio sentire nulla, e quindi vado verso l'Asia, in quei paesaggi sperduti in mezzo al mare, ecco, e lì mi ricarico un bel po'. Allora, io volevo far vedere alcune tue opere, guarda. Questa qui è una conchiglia su cui tu hai disegnato una donna. Sì. Ok, adesso stacchiamo sul computer, perché il filo sta... Eccoli qua. Sì. Poi questa è una fragola su cui tu hai disegnato una donna. Però la fragola è vera? Sì, o sì. È una foto? No, no, è fragola vera, cioè, e poi ci ho disegnato intorno. Sì, ma il prodotto si decompone. Lo so, ma poi la mangio la fragola. Cioè, ma rovini l'opera d'arte, cioè, lo so, ma poi te non la vedi mai finita un'illustrazione, non la vedi mai finita, perché quell'oggetto, se cibo in questo caso, lo mangio, quindi... Ma cioè, il problema è questo, eh. Ma perché qui capita tutta gente? Cioè, a me viene il dubbio, ma io sono messo così male? No, ma non è quello, cioè, io comunque cerco un qualcosa di innovativo, di nuovo, che non è stato mai fatto. E in questo caso la fragola, quando tu mangi la fragola, non ti capiterà un'altra fragola così. Sì, ho capito, ma uno fa un'opera d'arte anche per venderla, per guadagnare. Ma no, non faccio parte di questo ramo qui. Quindi non esistono gallerie che vendono le tue opere d'arte? No, è stato proprio scelto, eh. È stato scelto. Quindi è una mia scelta. Quindi io avere questa tua cosa è già una fortuna. Sì, perché è una stampa, non è originale, quindi sono stampe numerate. Quindi uno non può mai avere il tuo originale? No, mai. Ok, ve ne faccio vedere altri. Questo è un fiore, una rosa con... Ah, questo è bello. È la dedica di Amy Winehouse. Ah, Amy Winehouse. Che io adoro. Che tu adori, sì. ed è la dedica a lei. Sì, sì. Che è una rosa, e quindi hai disegnato Amy Winehouse. No, hai fotografato, non ho capito niente. Ho fotografato la rosa, sì. E poi l'ho combinata con il con disegno. Con Amy Winehouse. Questo invece è il... Milizia. Ecco, perché tu hai conosciuto Milizia? Cioè, come è andata la cosa? Ma non lo so proprio come è andata la cosa, però mi hanno proposto questa collaborazione, dato che io prediligo molto il Made in Italy, no? Nelle collaborazioni. Cioè, do più spazio al prodotto artigianale, al prodotto particolare, in modo che posso spiegare anche alle persone che mi seguono come è nato il prodotto, perché noi alla fine, quando andiamo al supermercato, vediamo il prodotto così com'è, però dietro non sappiamo com'è realmente stato costruito, fabbricato, eccetera, eccetera. Ecco. E quindi con Milizia abbiamo sviluppato questo progetto legato a vari ambiti, no? Alla musica, tra un mese usciranno dei post legati ai cartoni animati, quindi ho sviluppato un po' varie tematiche. Che a livello illustrativo. Andrebbe qui hai fatto una batteria con il miele di Milizia. Esatto. Qui invece con gli integratori fatto i tasti neri del pianoforte. Ah, i tasti neri del pianoforte, vero? Questo sollevo piccolo principe con sollevo bio, eccetera. E questo un po' le api con tutte le matite colorate. Esatto. Però io adesso che tu mi hai detto io capisco perché tu hai voluto collaborare con Milizia. Perché? Perché siccome tu ti mangi le cose che puoi fare, cioè tu fai la fragola e poi la mangi, esatto. Se ti piacevano i prodotti dici cavolo, adesso mi danno i prodotti e li mangio, poi dopo io faccio il miele, poi dopo lecco il miele, esatto. E l'opera la distruggo, e quindi ho capito, esatto. Così questa cos'è? Questa è su Leonardo. Sì, è la bustina di tè che fa da... Ah, la bustina di tè, è vero? Che fa da come si dice, da quadro dipinto. Esatto. Questo è l'uomo vitruviano, esatto, sul caffè. Esatto, disegnato con il caffè. Esatto. Questa è la Gioconda con un uovo in testa. Esatto, come cappello. Welcome to l'autunno. Qui arrivano, le foglie. Questa è l'ultima cena col panino. Cioè, questo è un po' dissacrante. Perché c'è la carne? Per me, se fosse vegetariano, lo so. Andiamo avanti. Qui c'è un ombrello di fiori. Mm-hmm. Qui le c'è pigne. Belle, le pigne che diventano pesci. Cos'è questo qui? Un giradischi che suona, che cosa? Un salame. Un disco di salame. Un disco di salame. Salame. Questo, questo è il sapone. Il sapone con il cagnolino. Bello, il riccio con le cose della matita, il tempera matita. Ecco. Questo cos'è? Sono due preservativi che li ho trasformati in due papere. Scusa, ma dopo li hai usati i preservativi?
No, per sapere. No. No, no, perché no. Tu le distruggi tutte le opere lo usi. So, io penso... okay, perché si vede che non sono usati, quindi sai che un po'... Qui abbiamo di nuovo Mielizia con non so che cosa. Ho fatto degli abiti con il miele. Esatto. Qui abbiamo il sushi. Qui un cocomero. Bello, questo è un capolavoro. E questi originali non ci sono più, li hai fotografati e basta? Sì, ho solamente i disegni, lo scheletro. E però non c'è più la roba che c'è lì sopra. Anche perché se lo dovessi rifare da capo, cioè, risulterebbe diverso. Certo, quindi. Certo. Vabbè, questi qui sono... Per la foresta in fiamme, sono dei mascara. Ah, bello questo, dei foresti in fiamme, bella questa cosa. Questo è un gelato col cagnolino sopra, questa è una vela a forma di brioche, qui sono degli spicchi di mandarino, questo è bello, cioè. Charlie Parker che suona un'ala di pollo. Beh, oh, questi qui che si pettina la pasta, esatto. Che dopo è cucinato, naturalmente. L'ho mangiata, sì, sì, anche questo, nulla, sì, sì. Ah, non butti mai nulla, certo. Questo siamo tornati a prima, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, quindi se io ti chiedessi di fare un'opera da tenere qui in galleria, sei impossibile. Fare un'eccezione, perché prenderei un oggetto che non ha, non il cibo, ma un altro oggetto che non si rovini. Quindi la posso fare. Sì. Senti, facciamo una roba. Che tu torni un giorno, okay, con delle foto, ti scegli i prodotti, mi porti delle foto in alta fedeltà, non che io debba andare sulla tua pagina Facebook e okay, tirare giù le foto, perché okay, mi piace farle vedere come sono molto belle in alta fedeltà. E poi ti scegli adesso qui ad occhio un oggetto, okay, prendi un oggetto e poi ci fai, lo incolli su una cosa. Vabbè, faccio una cosa in 3D. Una cosa in 3D? Vabbè. Un qualsiasi oggetto. Va bene, ci sta. Una corda, ecco. Ma tu come guadagni? Cioè, scusa, ma se tu non vendi le opere, dove guadagni? Cioè, come ti sei pagato il biglietto per andare a Bali? Allora, no, cioè io in questo mio piccolo grande universo ho creato una piccola azienda, no, dove collaboro con dei brand e faccio una pubblicità nei miei social, una sorta di influencer grafico, illustrativo. Cioè ti pagano per fare pubblicità? Esatto. Quindi uno va nella tua pagina Instagram, esatto, fammi dare un'occhiata, guarda questo qui, almeno un influencer che ha la creatività, porca vacca. È un po' uno quegli... scappa alla regola. Sì, perché gli influencer di solito sono un po' coglioni. Allora, no. Sì, lasciatelo dire da me. Allora, Diego Cusano. Eccoli là. Eccoti qua. Hai più follower di me? Oh. Però, vabbè, ma io faccio parte comunque di quell'era già social. Comunque hai un mondo qui, Hai un mondo, qui. Sì, ma te c'hai un mondo qui. Cioè io ce l'ho qui, hai capito? Però te ce l'hai qui dentro. Allora, io c'ho questo qui, ma te c'hai... Allora, andiamo avanti. Ah, vedi, cioè tutte le tue opere. Esatto. Ma scusa, dov'è la pubblicità? Non la vedo. Niente, clicchi per dirti qui. Qui? Sì. No, la carne no, dimmi un'altra cosa. No, è perché in partnership con... Io clicco qui e... Eccola qui. Partnership pubblicitata con mortadella. Esatto. Ecco, io non volevo questa roba qui. C'è quella là di Dolce Vita. Questa? Sopra. Ah, scusa. Ecco. Esatto. Questa cos'è? Parli di pubblicità Dolce Vita Algida? Esatto, la Dolce Vita ha creato anche queste brioche. Ah, ma te... Ma ogni tuo po... Ah no, questo no. No, questo ogni no, post... No, perché sennò no. Questo sono cos'è? Uno. Ah, uno. Atta interesse al termine, a soccarlo. Ah, vedi? Belli. Insomma, lui è Diego Cusano. Tornerà qui e al limite farai un'opera che riguarda la musica. E certo. Quindi... Pensaci. Ci penso e ne parleremo. Va bene. Un plettro, ti posso dare un plettro? Bravo, un plettro. Un plettro, bravo, è bello. Bravo. No? Qui c'era un plettro, adesso non so dove sia. Eccolo qui, guarda. Questo plettro qui. Questo plettro qui, un plettro. Me lo dai? Certo, poi ti do. Perfetto, ti do quello che ti porto, ti do altre cose, sì. Poi dopo ti diamo quel po' di roba. Troviamo, cos'è questa roba qui? Ah, guarda. Guarda, ti do un po' di plettri. Esatto, dai. Di vari colori. Faccio una composizione. Ecco, vedi? Vedi? Guarda. Guarda che belli. Bene, bene. Eh? Boh.
Poi se trovate anche quelli di Massimo Varini da qualche parte, c'è lo scatolino dei plettri di Massimo Varini, se li trovate glieli date, perché mi piace anche avere, ecco vedi, coi plettri te ti diverti e fai un'opera musicale. Diego Cusano, se non sono normali non arrivano qui, cioè hai capito? Se sono normali non arrivano qui, se non sono normali arrivano qui. Complimenti, grazie, Diego, sei grazie, fantastico. Grazie, grazie. No, ti aspetto veramente. Va bene, va bene. E faremo una conversazione più lunga, perché mi porterai anche qualcosa. Cioè, tu avrai delle foto che hai anche come foto, cioè come questa. Sì, 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 ce le ho a casa. Sì. Te le porti che le mostriamo. Perfetto. Non dal computer. Va bene. Va visto bene, che va fai bene. Delle opere che sono reali, cavolo. Fatti del qualcosa di reale. Okay? Va bene, va bene. Grazie. Diego Cusano, grazie, grazie Mielizia per avermelo portato a scoprire un artista che mi piace molto. Grazie. 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 Ciao Diego, grazie. Ok, Diego. Ragazzi, adesso c'è un artista che mi è piaciuta dal primo momento, che devo dire che mi avevano già parlato di lei, perché quando io mi sono approcciato a lei, che era sul palco un pomeriggio di giugno scorso a Sedilo, c'era Icnos e c'era questa artista che si è esibita, mi hanno detto guarda. Mentre andavo là con Nardino Marras, che aveva organizzato tutto insieme al sindaco di Sedilo, fra l'altro Icnos è una manifestazione bellissima, io la prima volta che andai a Icnos fu nel 1994-93 credo, e scoprì che c'era Maria Carta e mi chiamarono in azienda ed è stata una cosa bellissima. E secondo me la dovrebbero fare tutti gli anni, perché è in questo luogo, il santuario di Sant'Antonio, dove si corre l'Ardia. Irene, vieni qui, perché prima di andare sul palco voglio parlare un po' con te. Vieni qui. Lei si chiama Irene Locke e, come ho detto, io sono rimasto colpito da lei. Me ne avevano già parlato e mentre andavo là con Leonardo Maras dissi: senti, ma chi, dimmi degli artisti che sono bravi. E lui mi disse alcuni artisti, mi disse Piu, decisamente Francesco. Francesco Piu. Sì. Poi io scoprì un altro, aspetta adesso dove, qui c'è un casino ragazzi, vediamo se lo trovo, uno strano, ecco Francesco Piu, poi dopo i Train to Roots. Sì, bravissimo. Sono bravo. Poi ho scoperto uno che non mi era stato segnalato, si chiama Andrea Andrillo. Meraviglioso Andre, sì. È matto. Matto. Andre, ma dire matto... Siamo un po' tutti matti, no? Come... Sì, è vero. Poi no. C'è stata questa ragazzina, mi avevano detto, guarda, poi ci sarà Irene Locke. E dico, ma Irene Locke io non ho già sentito parlare, perché qualcuno mi aveva già parlato di te. Quando sei salito sul palco sono rimasto affascinato, perché tu fai del blues. Ci proviamo. Cosa c'entra il blues con la Sardegna? Ma in realtà abbiamo un po' di blues noi, come... Tanto di dove sei in Sardegna? Perché le cose cambiano. Oristano, più per la precisione, senza giusto. Un paesino attaccatissimo ad Oristano. Conosco Santa Giusta, non è dove c'è il posto di Santa Cristina? No. Dov'è Santa Giusta? Santa Giusta? Sono stato a Santa Giusta, poi ho visitato tutta la Sardegna. Cosa c'è pure Santa Giusta? Santa Giusta, beh, a parte che diciamo è patria di tanti artisti nostrani, ad esempio, vabbè, non solo, hanno girato tanto, però un esempio palesissimo sono i Salis. Salis. Sì. Sì. Santa Giusta. Ma dove? Arrivare da Oristano, da andare verso Tarros, Cabras? No, dov'è? Andando verso sud, verso Cagliari. Verso Cagliari, ok, Santa Giusta. E ecco, tu nasci in questo paesino e perché diventi musicista? Perché ti vedi imbracciare una chitarra? Perché fai del blues? Che è successo? È successo. Che traumi hai subito? Esatto, è andata più o meno così. No, vabbè, sono stata abbastanza fortunata perché sono nata e cresciuta in un ambiente molto musicale. Mio papà suonicchia, quindi insomma ho preso un po' da lui, un po' dai miei zii, lo stesso che suonano. Ma scusa, cosa suonano tuo papà e i tuoi zii? Che musica? No, vabbè, sempre musica cantautoriale oppure un folk americano. Ho ascoltato tanta musica fin da quando ero bambina. Ma non le radici sarde? No, ammetto, non tanto. Ancora mi manca. I No Poto Reposare, Nanne Dumeo non fanno parte della tua cultura? Sì, per carità.
però diciamo che ho dato subito attenzione alla folk music americana, alla soul music, quindi ascoltavo tanto Wilson Pickett, Percy Sledge o Otis Redding, Aretha Franklin e tanti altri. Ma come mai una pronuncia inglese così buona? Oddio, ancora non tanto buona, però diciamo che a parte che ci tengo tanto, è una lingua che amo, e poi da qualche anno a questa parte vado in America per... Dove? A Los Angeles. E cosa vai a fare a Los Angeles? Anche lì è una bella storia da raccontarti. Il primo anno andai appunto un po' così da turista senza impegno per via del NAMM Show. NAMM Show. Cosa? Il NAMM Show è come un po' per noi l'Expo di Milano, però tutto a tema musicale. Si trovano un sacco di marche più importanti, per esempio la Fender, la Gibson, Marshall, quant'altro, insomma, trovi sì. Veramente un sacco di cose. Ma c'è tutti gli anni? Sì, sì, assolutamente. Quindi vai lì per vedere gli strumenti musicali e incontrerai anche dei musicisti lì. Sì, esatto. Infatti ci andammo, io andai con il mio migliore amico, grazie appunto a un nostro amico in conoscenza che ci permise di andare lì come ospiti e insomma... Lì nacque un po' l'avventura americana, ecco. Ma ti sei anche esibita come busker o in qualche locale? Sì, è capitato anche quello. Diciamo che come ospite suonai al... aiuto, adesso la mia memoria ovviamente mi abbandona, al Arvels di Santa Monica e poi anche un altro locale a Los Angeles che però in questo momento... Ecco, quindi ogni anno tu ci vai? Sì, ormai sono 7 anni che... E vai proprio in occasione di questo... Sì, esatto. Ah. E nel frattempo ho avuto modo di conoscere tante belle persone, di allacciare dei contatti. Per esempio dal 2015 sono endorser di una casa di amplificatori che è la Magnatron Amp. E dallo scorso anno endorse di questa casa di chitarre, la Blue Ridge Guitars. È frate bella questa, bella madreperlata. No, sono meravigliosi anche Blue loro. Blue Ridge. Blue Ridge. E poi della Asher Guitars, che diciamo sono le chitarre che suona Jackson Brown o Ben Harper. Scusa, ma come fai a diventare endorser? Sei una ragazzina che viene da una piccola da Santa me lo chiedo Giusta. Anch'io. Io ristano, cavolo. Diciamo che tanta fortuna, forse... No, non esiste la fortuna. Insomma. Non esiste. Diciamo che è andata così, ti dico com'è andata. Lì al NAMM hai la possibilità comunque di provare tutti gli strumenti che ti incuriosiscono, ti piacciono. A me capitò per esempio per la Magnatron di provare appunto questo ampli, ne rimasi estasiata perché non credo di non aver mai provato un amplificatore così bello, sai, un bel suono caldo di pancia di quelli. E il presidente della Magnatron venne da me e mi disse: cavolo, sono molto colpito, questo è il suono che cerchiamo, questo è il suono che vorremmo uscisse da un Magnatron. E quindi da lì nacque questo rapporto. Cioè, in America, a Los Angeles, dove c'è il gota della musica, arriva questa qui che suona l'amplificatore e dicono: oh, meno male che qualcuno lo sa usare. E lei dice: è stata fortuna. Ma va che guerra, là. Allora ha detto in bolognese. E quindi ecco. Allora, poi continuiamo la storia, però adesso sì. Vorrei già sentirti. Sì. Nel frattempo, dicevo, mentre io ho scoperto che, fra l'altro, in un articolo anche su Optimagazine, un giornalista ha detto: Irene Locke, ci sono Irene Locke. Dico: cavolo, ma chi è? Come si chiama questo giornalista che ti cita sempre su Optimagazine? Chi può essere? Ma Luca, intendi? Luca, ma no. Luca Mastino? Lui? Sì, Luca. Ok, sì. Ma perché sei innamorato di te praticamente? Luca è meraviglioso. Diciamo che lo conobbi proprio perché mi contattò per fare una recensione sul mio primo lavoro che pubblicai nel 2016.
E da lì lo stesso non ho mai smesso di seguirmi e poi siamo anche diventati amici, perché penso che sia veramente una persona molto valida. Comunque niente, Irene Locke, nel frattempo poi leggo da altre parti Irene Locke che comincia ad uscire dalla Sardegna, non solo a Los Angeles ma in Italia, che è più difficile in Italia forse che in America. Questa è una grande verità, questa è una grandissima verità. Non che la Sardegna non sia Italia, ma io mi sento un po' sardo quando dico queste cose. Per me esiste la Sardegna e poi c'è il continente o l'Italia, quindi... Sì, non è facile per noi, nonostante comunque ci siano delle agevolazioni, però effettivamente resta sempre una grande difficoltà. Che pezzo fai? Penso che aprirò con Mine, che è uno dei brani contenuti nel primo lavoro di cui ho appena parlato, ovvero Garden of Lotus, e poi vediamo un po' cosa... Okay. Mine. Allora vai ad attaccare la chitarra, vai su. Lei si chiama Irene Locke e niente, viene da Santa Giusta, Oristano è nella parte occidentale della Sardegna, tra Sassari e Cagliari, e vicino a Oristano c'è Cabras, un comune dove c'è Tarros, che vi consiglio di andare a vedere. Quando si esce in quei posti lì c'è anche l'Uraghelosa, vi dico un po' di cose, andate al Pozzo di Santa Cristina che c'è nell'andare giù verso Oristano. Io sto parlando della Sardegna che amo molto per permettere a Irene Locke di prepararsi. Quando è pronta l'album, il brano si chiama Mine. Truth is that I still believe,
honest truth is that I still believe. Sai che se io ti presentavo come un'artista americana e parlavamo solo in inglese, la gente ci credeva? Forse sono io che non ci crederei. No, vabbè, sì. Ma scusa, cosa dicono? Perché i testi, perché qui dice, io non posso trovare il motivo, la ragione, I can't find the reason. Praticamente questo testo non è mio, io collaboro con una persona che insomma 12 anni di collaborazione, di 12 anni di amicizia. Lui è un grande musicista, ma si è riscoperto anche un grande autore di testi. Si chiama Gianluca Canu. Appunto, alcuni testi sono suoi. E lui in questo brano praticamente parla del fatto di essere se stessi. Ed è una cosa che io credo tantissimo, il perseguire, investire sulla propria identità, perché oggi ci arrabattiamo tantissimo per raggiungere la perfezione quando penso sia una cosa impossibile, quando invece penso che puntare sulla unicità della persona forse sia la cosa più bella, no? Quello che alla fine ci fa fare un timbro sulla vita, diciamo, mettiamola così, credo che... E lui parla di questo, Mine. Ma tu ci suoni anche insieme a Canu? Hai voglia, sì sì. Sì sì, è un po' il mio braccio destro. Infatti oggi vorrebbe essere qui, ti saluta anche. Certo, salutami Red. Beh, senti, Gianluca, giusto? Gianluca è molto semplice, torna con Irene, tanto lei può tornare quando vuoi. Quando uno entra dentro il Barone Rosso, bene o male le porte sono sempre aperte quando vuol tornare. Ma tu riesci a far trasmettere, cioè tu intanto non mi hai portato nessun disco da mostrare. Perché? Perché sto facendo il nuovo, però. Vabbè, ma quelli che ci sono già? Ci sono, diciamo che la notizia buona è che li ho finiti tutti. Però mi sa che anche quella cattiva, vero? No, la notizia buona questa. Significa che tu dai tanto nei tuoi live che alla fine vendi CD, perché è lì che si vendono. È verissimo, è verissimo. Nei live diciamo ho avuto tante soddisfazioni proprio perché il calore delle persone è stato uno dei regali, è sempre uno dei regali più belli. E quindi... Ti sei esibita anche all'estero? Sì sì. Dove? A parte Los Angeles? Allora, abbiamo girato un po', io oltre a questo progetto solista che effettivamente è uscito fuori, è stato pubblicato nel 2016, precedentemente avevo un trio blues che ha calcato alcuni palchi come ad esempio l'Italian Blues River, la Meno Blues, il Pistoia Blues. Come si chiamava questo gruppo? Sound Sweet Blues Revenge. Come? Lo so, chissà perché ci incasiniamo sempre la vita con questi nomi. Sound Sweet Blues Revenge. Che in italiano, mannaggia, non avevamo una buona... In italiano sarebbe La vendetta delle prugne secche. Sì, no, ma lo so, ma difatti... Ma, no, ma io sono un po' perplesso perché mi sto chiedendo, ma tu quanti anni hai che sembri una bambina e già mi parli di... Prima del 2016 avevo il gruppo... Io ho compiuto 27 anni lo scorso giugno. E comunque eri sempre una bambina. Eh sì, ho iniziato a girare con lei da prestissimo. Il primo mini tour che ho fatto avevo 17 anni. Mini tour dove? In Toscana. E i tuoi genitori? Sono stati bravi perché mi hanno appoggiato sempre in tutte le mie scelte, perché... Cosa fanno loro? Loro fanno quello che fanno tutti, ovvero cercare di vivere dignitosamente lavorando. Facendo. Che lavoro? Ma dipende, per il momento mamma è a casa e papà invece è un buon meccanico, quindi famiglia normalissima. Ma ti stanno guardando? Ah, penso di no, penso che staranno dormendo da almeno 2 ore, però col cuore già sono... Ma perché vai così tanto in televisione che ormai sono abituati? No, penso che... Ma ci sei andata a Videolina? Ho avuto un'intervista forse una settimana fa. Ma ti sei mai esibita dal vivo in TV? No, Videolina no, mai. E in altre TV? Non me lo ricordo, ci credi? Io sono così, te lo giuro, Red, non, son così. Tu non ti ricordi se...
No, beh, forse sì, forse qualche TV sarda, ma non TV nazionali, no. No? Quindi questa è la prima, il tuo debutto in TV? Certo che sì, dovevo farlo in grande, no? Oh, che bello! Che pezzo mi fai adesso? Penso che... allora, sono un po' indecisa, però penso che farò Just in Time to See the Dawn. In time, appena in tempo per tu sì? Per vedere l'alba, Just in Time to See the Dawn. Scritto da? Sempre da Luca. E poi chi lo sa, magari anche qualcosina. Ti faccio sentire uno degli ultimi brani che ho scritto. Allora, falli vicini, okay. Allora, Just in Time to See the Dawn. E l'altro? L'altro penso che farò un blues che ho scritto due anni fa. Come si chiama? Love could be fast 10 minutes late, ovvero l'amore può essere veloce, impetuoso, ma 10 minuti in ritardo, perché mi resi conto un po' in ritardo quanto tenevo alla persona interessata. Che non c'è più? C'è nella tua vita? Diciamo che da poco ho conosciuto un amico, da pochissimo, giusto forse 2 giorni fa, che mi ha esposto una teoria molto interessante. Lui mi disse che per arrivare alla persona che lui ama ha trascorso una vita amorosa un po' travagliata, però oggi è felice. Quindi io direi che anche nel mio caso ci possa stare, perché la persona che adesso affianco penso che sia proprio quella giusta. Irene Locche, 2 canzoni, una consecutiva all'altra. My whole life, I just lived it once again as it was now. But if I take just one more view, there's one thing I have to do. Though it's not easy to take a pledge, I know how to judge. The moments that I need to keep and take them in my deep. So I take what's good, leave what's bad. Sometimes they're strong and they seem to talk about the way it just warmed up to be. That's why done.
and it's time to come back home. I'm driving slow, 'cause I'm right just in time to see the dawn. When I'm good, I live what's best. Not hard to understand. It's late and it's all gone. I'm just in time to see the dawn. Before it's late and it's all gone. I'm just in time to see the dawn. Before it's late and it's all gone. Sure, in time to see the dawn. Facciamo un po' di blues. Left my baby at the station. I left my baby and I feel my heart in pain. I know he loves me in so many ways. While the sun was rising again, stop his rain. Love could be fast, fast. Time gets late. Love could be fast. 10 minutes late. Minutes more.
Wow, Irene Locche. Poi ti leggerai i commenti che ci sono su Facebook, su YouTube. Però voglio sapere chi è Gianpaolo Lallo Cadoni. È un amico di famiglia. E ti sta e scrive: invece ti guardiamo. Meno male. Allora lo saluto tanto. E invece Andrea Cadoni scrive: qui mi devi tradurre. Tottusudromiusu. Tutti addormentati, penso, credo che voglio. Aspetta, devo leggere. Ah sì, che si sono tutti addormentati, penso. I genitori? Sì, sì, molto probabilmente. Ah sì, ok. Poi invece c'è un altro, Troppo Toga, eccetera, bravissimi Irene, questi artisti della Nuova Era sono il fatto loro, meravigliosa. Irene cantando sussurra, ma come una freccia ti arriva al cuore, Weppe Contini, stupenda. Ecco, questo qui, Giorgio Caprini, un saluto dal Motor Yacht Indian. Cavolo, non credo di conoscerlo, adesso farò una delle mie classiche figuracce, però anch'io ricambio tanto. Il Motor Yacht Indian? E qual è? Perché, non lo so, perché dopo, più tardi, vedo, allora, artisti eccezionali, bravo, mi ricorda Nora Jones, una bella scoperta, perché dopo c'è, ecco Gianpaolo Lallo dice... MY Indian Crew fan di Irene. Aspetta, ok, credo di aver capito. Cioè? Che Andrea lavora, ok, Andrea, il ragazzo che ha commentato, lavora appunto in una barca e penso che la intenda la crew della nave. Ok, andiamo a sentirla dal vivo. Dove dal vivo? Allora, devo un po' spremere le meningi, sono il 24 a Como. Sì, quello l'hanno scritto. Ok, e poi le altre date sono il 25 a Novellara, giusto? Sì. Poi lo chiedo a te se è giusto. Novellara è giusto, è quel paese dei nomadi. Sì, sì, giusto? E sì. Poi il 27, lo chiedo, e il 27 a Verderio, se non sbaglio. Martino Vacca, sì. Lo conosci Martino Vacca? Sì. Che bello vederti lì, Irene, brava. Grazie mille, Marti. Quelli di Live in Binza ti amano. Live in Binza, sì, assolutamente sì. Mariangela, che meraviglia. No, questo è Mauro Tedde, però è lo stesso. Sempre, sì, è sempre nella famiglia della Live in Binza. Che cosa fai adesso? Allora, adesso, penso che ti farò sentire uno degli ultimi brani che ho scritto io stavolta. Anche c'è anche Luca Mastino che sta seguendo, quindi ti fai complimenti. Okay. Grazie Lu, lo saluto tanto anch'io. Ti ho accennato del fatto che oggi ho una nuova persona vicino. Con lui c'è una storia molto particolare perché gli scrissi una canzone ben prima di vederci addirittura. Come, gli hai scritto una canzone? Sì, è una persona molto molto particolare, lui ha riuscito a darmi tantissimo nel giro di... Sì, ho capito, quello è amore, ma perché tu gli hai scritto prima di incontrarlo? No, ci conoscevamo, certo, però... Cioè, prima di metterti insieme lui, mm-hmm. di mettervi insieme, tu gli avevi già scritto una canzone? Sì, sì. E cosa gli dicevi in questa canzone? Parlavo, diciamo che in qualche modo... Ho raccontato tramite... Lui mi ha trasmesso tanto che ho raccontato quello che lui stava vivendo in quel periodo. Mettiamola così. Cosa dice il testo? Racconta del fatto che, diciamo, lui era in una situazione in cui non aveva il terreno fermo sotto i piedi, ma allo stesso tempo aveva una grande voglia di prendersi la sua libertà e le sue cose, la sua felicità e quindi... Come si chiama? Falling Down. Irene Locche. Thank you.
man went away and knows what I feel, what I feel. What I feel. Oh, baby, do me a favor. Oh, please do something. 'Cause the floor under my feet doesn't seem so kind to me. Oh, no. No more. That's when my bad habits, I embrace the joy of life. But even if I try, they don't become mine. No, no. Never became mine. I'm falling down. Maybe I needed to feel alive. Fantastica. Allora, dunque, è giusto che tu sia pessimista nella vita, perché il pessimismo fa sì che tu scriva belle canzoni. Ma il blues non nasce dall'allegria. Questo è vero, me l'hanno detto anche da poco, che diciamo quando si passa un certo tipo di periodo, allora l'ispirazione viene meglio. Quindi è giusto che tu pensi che i tuoi ignorano il fatto che tu stia debuttando, che ne so, in televisione nazionale, in questa internazionale, e vadano a letto a dormire. Però leggo Lilli Kaupistis, okay, che dice: noi siamo svegli, mamma è contenta. Ah, meno male, dai. Ok, sì, sì. Allora mi sbagliavo. Siamo svegli per te, Ire, Joy Mastinu. Mariangela Carianghe, siamo svegli in tanti per sentire Irene. Paolo Masera, siamo in tanti, Ire, tutti svegli per te. Ruth 66, passa di qua. Sei arrivata da Red. E sono molto Stefano Muller, sono fortunato, l'ho ascoltato dal vivo in una situazione simile, ho un suo CD con tanto di dedica, bravissimo artista, bel controllo della voce Nicola Gabbas, applausi, che canzone Marcella Candura, wow come suona Margherita Barsi, blues bellissimo, ottima padronanza dello strumento, grande Lorenzo Carta, grande Irene, un abbraccio dal Barracuda Beach di Puzzuidu. Che meraviglia, sì sì sì, assolutamente, sono tutti amici, tutte persone che... Poi aspetta, c'è una persona che forse ti conosce, che è Franco Paride Cataldo. Oddio, non lo so. Vabbè, comunque,
dice: Irene, mi canti il pezzo Sitting on Dock of the Bay di Otis Redding? Ah, magari. In realtà vorrei, però la mia memoria ogni volta mi abbandona e quindi ho paura di dimenticarmi tu. Dico la verità. Le parole? Non c'è problema, te le tiro fuori io. Ce l'hai? Beh, certo, vado qui. Anche perché quando ho letto questa cosa, mi canti Sitting on Dock of the Bay, cioè, mi è venuto in mente che è un pezzo strepitoso, che fra l'altro questo pezzo, Sitting, tu lo sai che fu l'ultimo pezzo che lui registrò. Eh sì. E uscì postumo, perché lui ebbe questo incidente aereo, on the dock lyrics, vediamo un po'. E lui perì in questo incidente aereo e immediatamente dopo, no, che cazzo sto facendo casino. Tu tieni il microfono, racconta. Ok, io racconto che di questo brano sugli accordi non l'ho mai cantato prima, quindi vediamo se riusciamo a combinare le due. No, allora non ti voglio mettere, se non l'hai mai fatto. Magari un pezzettino sì, magari riesco, chi lo sa. No, ma se non l'hai mai fatto, io credo tu lo facessi. Vabbè, ma chi se ne importa, ci proviamo. Qual è un classico che tu canti? Non ne ho idea. Ah, vabbè, forse sì, uno del blues. Qual è? Hai presente la coppia Sonny Terry e Brownie McGhee? Sì. La Born and Living with the Blues. La possiamo fare. Però volevo Superfici fa un pezzo. No, quando esce il tuo disco? A febbraio, perché... A febbraio torni? Sì. Volentieri. Quindi per allora mi prepari se ti incontro a Colbay? Non c'è ombra di dubbio. E adesso scegli tu il pezzo con cui chiudere. Ok, allora adesso sono indecisa tra due brani. Mannaggia a me. Facciamo... Dimmi i significati dei due brani, scelgo io. Uno parla della difficoltà di fare questo lavoro, che ti porta in giro per il mondo, però, insomma, allo stesso tempo devi sacrificare un po' i legami che hai, no? Certo. Devi fare un po' una scelta. E l'altro? E l'altro parla del fatto che... questi social network ci stanno distruggendo tutti, però alla fine c'è ancora qualcosa di buono che sta nelle cose vere della vita, però ritrovarsi forse nella persona che si ama, no? L'essere se stessi con la persona che si ama. Sono belli tutti e due gli argomenti. Ci provo. Allora, quindi cosa facciamo? Lo decidiamo. Forse più in stile blues, la difficoltà di fare il lavoro. Musicalmente qual è meglio? Sono due brani completamente diversi, però forse Orange Motel, dai, oggi cos'è? Quella della distanza, forse oggi ci può stare. Cosa vuol dire la distanza? La difficoltà di fare il lavoro? La difficoltà di fare questo lavoro con la distanza e i legami. Come si chiama? Orange Motel. Ora? Orange Motel, perché la scrissi in un hotel in California e... Stavo esattamente vivendo quel tipo di situazione. E... Quando sei in un hotel che poi dopo sei da sola. Sì, esattamente. Orange Motel, Irene Locke. My place in the world, though I'm scared, I'm
gonna wait for the summer and get back on my feet again. When on the miles you travel, don't send that much. Now I can see that everybody's made up of the same choices we have. But then you find your sight in someone else just like you. We're gonna wait for the summer and get back on our feet again. From my hotel room to where I can find your face. My eyes can see beyond the door, time seems so bad. But I choose my place in the world, though I'm scared. I'm gonna wait for the summer and get back on my feet again. Irene Locche, vieni qua, Claudio Roe, piacere scoprire Irene, bravissima, grande Irene, eccetera. Andrea Sanna, sono sveglio anch'io. Roberto Locche, che sarà un tuo parente, fagli sentire la tua anima. Chi è Roberto Locche? Roberto Locche è una persona molto molto speciale, è un mio cugino, però anche lui è una bella, una bellissima voce, anche lui è una bellissima voce, altro che me, lasciamo perdere. È bella voce? Sì, meravigliosa quella di Robby. Senti, allora, io ti aspetto quando tu farai un disco nuovo. Assolutamente sì. E poi dopo, altre cose, poi ti leggerai tutti come sono un'enormità, tutte persone che ti hanno scoperto. Volevo dire le tue date, visto che Irene Locche Tour, eccolo qua, sarà questa sera a Barone Rosso, il 24 a Como al Crudo, con Ettore Cappelletti, il 25 ottobre a San Bernardino di Novellara, al Pura Vida, il 26 ottobre a Verderio, che non so dove sia, Arci Pintupi. Dov'è Verderio? Non lo so, io metterò il Waze. Sì, metterò okay. No, scusa, come stai girando l'Italia? Sto girando l'Italia con il van del mio ragazzo. Stiamo andando on the road, così per le date che hai appena citato. Per questo tour, insomma, questo tour è stato fatto grazie alla collaborazione di varie persone, in particolare la Zoe Records, che è un'agenzia di tre ragazzi meravigliosi che appunto sono attenti alla realtà vicine a noi, e soprattutto di persone che cercano di condividere con gli altri la propria musica. E poi con Guest Star, che è un'agenzia di house concert, infatti il 27, se non sbaglio, sarò a Bergamo proprio per un house concert. Dove dormi? Ah, dipende. Se ci va bene, a volte dormiamo appunto nel van, che è comodissimo, ti giuro che è una cosa bellissima. Siamo proprio super attrezzati. Altrimenti a volte capita di dormire in qualche B&B, oppure qualche gestore si è offerto di ospitarci,
oppure a volte ci sono anche gli hotel, dipende. Siamo così, siamo on the road, giovani. Che bella che sei. Allora niente, ti aspetto quando farai il disco, al limite anche con Gianluca Canu. Ma sicuramente sì, penso che sia proprio il caso, ci terrebbe tanto, ci terrei tanto anch'io. Io ti offro del miele, ti offro dello sciroppo per la gola, ti offro delle composte, che cosa vuoi? Delle barrette energetiche, secondo me. Vero? Mi hai visto un po'... No, è perché andando on the road, secondo me con le barrette energetiche nel van, hai capito? Un po' di barrette energetiche ma per sì, te, dai, okay. Che il tuo ragazzo prende... Addirittura tre, ma sono certo. Tante. Vuoi del miele? Pure, ma, no, va bene anche questo, ma no, una no, cosa... No, se vuoi ti do del miele, vuoi della composta? Che cos'è la composta? È la marmellata. Ah, ok. Non sai cos'è la composta? No. Allora, neppure io lo sapevo, eh. Io chiamo tutto marmellata. Però mi hanno spiegato che quella, ad esempio, di albicocche come questa bio, si chiama composta. Mentre invece marmellata è quella degli agrumi. Solo gli agrumi si chiamano marmellata e l'altra si chiama composta. Devi cominciare a imparare l'italiano. Tu sai, sono l'americano, cavolo. Porca miseria, ma insomma. Allora, questa qui... Vuoi della marmellata? Ma questa composta mi ispira ormai, devo assimilarla, penso che la dovrò anche mangiare. Ok, grazie Venezia per queste cose. Poi io ti voglio bene. Anch'io, te. Sei bravissima e ti aspetto, ok? Grazie. E abbiamo fatto un'altra puntata del Paranormal, un'altra serata dove non si è litigato, nessuno ha urlato, quindi domani non saremo sui giornali. Però siamo rimasti e saremo indelebili nel cuore di tante persone che ci hanno guardato da dovunque. Anche se domani non scriveranno di noi sui giornali, perché qui nessuno si è incazzato con nessun altro. Ma abbiamo fatto solo buona musica e siamo stati bene insieme. Grazie Irene, sei bravissima. Grazie a voi. Buonanotte. Però.